Difensore, è presente il suo difensore, che ha formalizzato, quindi vorrei che la confermasse, che lei fa riserva di essere ammesso al patrocinio per spese dello Stato che compenso in relazione a questa prestazione professionale. Va bene. Allora, ci deve dare il nome e cognome. Fabio Massimo Casavecchia, sì, a Roma il 25 giugno del 52. Sì, sempre risulta dalla contestazione, quindi non credo che ci siano state modifiche in relazione al suo stato, alla sua posizione processuale, che lei è indicato come concorrente nel reato di cui è stato sostanzialmente l'associazione finalizzata a tratto di sostanze stupefacenti. Sicuramente questo un 73, diciamo, comunque è certamente un 12,1 lettera. Scusi, Buongiorno Casavecchio. Buongiorno. Senta, come domanda iniziale le volevo chiedere, lei e la sua famiglia, che attività lavorativa avevate negli anni passati? Un ristorante. Avevate un ristorante. Come si... Sulla piantina, il ristorante l'archeologia. Ristorante l'archeologia. Questo ristorante è stato aperto da quando a quando, più o meno? Dal 1925 fino a ancora aperto. Però non è più il nostro. E voi come famiglia lo avete gestito da quando a quando? Io personalmente dal 74 fino al 2000. Fino al 2000, ma la sua famiglia ha continuato a gestirlo? No, il 2000 è stato venduto. È stato venduto dalla sua famiglia. Quindi diciamo, se non ho capito male, la sua famiglia lo ha gestito dal 74 al 2000, più o meno? No, sì, dopo prima della guerra. Ah, da dopo la guerra fino al 2000. Sì. Senta, fatta questa premessa, le volevo chiedere se lei ha avuto modo negli anni passati di conoscere appartenenti alla famiglia Casamonica. Sì, qualcuno frequentava il ristorante, io mangiavo al ristorante qualche volta. E nello specifico chi ha conosciuto per questa frequentazione? Scusi, aspetti, questa frequentazione del ristorante. Ho conosciuto Domenico Casamonica, vedevo qualche volta, poi tanti altri che non mi ricordo il nome, però della famiglia hanno fatto dei battesimi, delle cerimonie, quindi hanno fatto anche delle cerimonie. Lì questo Casamonica Domenico, che lei sappia, ha dei fratelli? Sì. Si ricorda i nomi? Sì, come no. Ce li dice? C'era come li chiamavo, c'era Rocky, poi c'era Giuseppe, sì? Poi c'era Enrico e poi c'era Massimiliano. Eh,
Rocky è il nome o... È un soprannome, penso. È un soprannome. Il nome di battesimo lo sa? Non lo ricordo. Va bene. E invece Massimiliano, questi li ha conosciuti tutti, lei, questi sì, che sì, ha nominato. Massimiliano ha un soprannome, lei lo conosce con un soprannome? Sì, lo chiamano Negro Ciufolo. O Negro o Ciufolo? Sì, mi pare di sì. Oltre al fatto che queste persone dove vivevano, lei lo sa? Vivevano nel vicolo di Porta Furba. E oltre per il fatto della frequentazione al ristorante, per il fatto che si servivano al ristorante, lei ha avuto rapporti di altro genere con queste persone? Certo. Io sto parlando sempre del periodo pregresso, poi verremo al periodo più recente. Nel periodo passato, oltre a questi rapporti... Ma erano stati brevi quei rapporti di lavoro con il ristorante. Dopo la frequentazione dipendeva dal fatto che io facevo uso di sostanze stupefacenti e mi avevo da loro a comprarli. Faceva uso di sostanze stupefacenti e le comprava da loro. Quando lei ha iniziato a far uso di sostanze stupefacenti? Calcoli di 20 anni fa, più o meno. Circa 20 anni fa. Sì, anche di più. E lei ha acquistato sostanze stupefacenti da queste persone fino a quando? Fino a 3 anni fa. Fino a 3 anni fa, intendiamo... 2016-2017. Da chi lei ha acquistato sostanza stupefacente? Delle persone che ha menzionato? Da Domenico. Da Domenico soltanto? Sì, dall'inizio solo lui. All'inizio solo con lui, poi anche da altri? Poi da Massimiliano e da Rocky. E da Rocky? Sì. Quando lei, questo glielo chiedo subito, in epoca più recente sto parlando, quindi sì, gli anni 2014, 2015, 2016, in quegli anni lei da chi acquistava sostanza stupefacente? Da Domenico. Ma in quel periodo Domenico dove abitava, lei lo sa? Sì, abitava al vicolo di Porta Furba. Abitava lì? Sì, con i genitori. E come avvenivano questi acquisti di sostanza stupefacente? Andavo lì al vicolo, c'era sempre una folla di persone. Chiedevo la quantità che mi occorreva e pagavo il corrispettivo. Nell'ultimo periodo, prima che lei venisse arrestato, diciamo, quindi nel 2016-2017, innanzitutto Domenico, lei sa se era sposato, se aveva una ragazza, compagna. Aveva una compagna. Sì. Lei si è mai recato in zona romanina? Zona romanina, l'ultimo anno abitava Domenico. In zona romanina l'ultimo anno abitava Domenico? Sì, con la compagna. E lei si recava a zona romanina lì a fare che cosa? A acquistare, sì. E questa droga chi gliela consegnava? Domenico. Gli appuntamenti me li dava però mai a casa, di solito mi dava gli appuntamenti fuori di casa. E... Scusi, non so se ha detto il nome della compagna. Silvia. Silvia, il cognome lo sa? Di Filippo, mi sembra. Di Filippo. Oltre a Domenico, lei ha ricevuto droga sempre per uso personale anche da altre persone? Io ho detto Massimiliano, Rocky. Quando lei andava lì... Io sto parlando sempre della zona romanina, Sì. Andava lì a comprare la droga da Domenico, è mai capitato che gliela cedesse a casa? Forse sì, forse qualche volta sì, ma sono state delle volte molto sporadiche, dottore. E
È mai capitato che la droga che lei aveva concordato di acquistare da Domenico le venisse poi consegnato da altri? No, di solito no. Gliela faccio diretta, lei per queste questioni dell'acquisto di sostanze stupefacenti ha mai avuto rapporti con la compagna, con Sid di Filippo? Sì, qualche volta me la portava lei all'acqua, alla sorgente d'acqua Egeria. Quindi gliela consegnava materialmente, sì. Di Filippo Silvia? Sì. Oltre a questo, Domenico le ha mai chiesto qualche cortesia? Sto parlando non di questioni di stupefacenti, sì, di altre questioni. Sì, mi ha chiesto una volta di comprare un telefonino cellulare, perché ha detto che secondo lui aveva problemi ad acquistarlo, uh-huh. E un'altra volta di intestarmi uno scooter. Oh. Veniamo a questa cosa del telefonino, se la può spiegare bene, che cosa le ha chiesto? Mi ha chiesto di andare a un negozio TIM, a un negozio di telefonia, fare questo acquisto di telefonia, comprare la scheda e fare un contratto con una scheda. La scheda, questo telefonino e questo contratto, lei poi l'ha fatto? L'ho comprata, gliel'ho data a lui. La scheda a chi era intestata? A me penso. A lei, dico, l'ha attivata lei, sì. No? Sì, sì, l'ho attivata quindi io. L'ha attivata a nome di chi? A nome mio. A nome suo. Però questa scheda chi la utilizzava? Il mio l'ho utilizzato, l'ho dato subito a Domenico. A Domenico. Rispetto al suo arresto del 2017 riusciamo a datarla questa cortesia che lei ha fatto? Questo è successo un anno prima, più di un anno e mezzo prima. Un anno e mezzo prima sì, rispetto al suo arresto. Oh. La via dove abitavano Domenico e Enno, se lo ricorda, ma ce lo può descrivere dove almeno che c'è vicino? Era attaccata alla corda rurale, si entrava da dietro, la Romanina, le rotonde, era una palazzina di tre piani. E lui abitava l'attico, l'ultimo piano. Senta, lei è certo di aver acquistato droga anche da Rocky? Sì. Glielo chiedo perché, però se c'è qualcosa da puntualizzare, la puntualizziamo oggi. Sì. In un interrogatorio che lei rende al 17 luglio del 2017, sì. Lei dice questo, a prescindere dal fatto... Che non avevo nominato le Rocky... No, aspetti, questo poi ci arrivo dopo. Lei dice, sapevo che Rocky vendeva sostanza stupefacente, ma da lui non l'ho mai acquistata, perché l'ho sempre considerato il fratello piccolo e ho preferito acquistarla da Massimiliano, da Domenico, eccetera. E quando poi non sono venuti a mancare sia Domenico, Massimiliano, non ci andavo ancora, me la dava Rocky, qualche volta me la dava. Qualche volta, quindi. Sì. Quindi, diciamo, qua, perché aveva detto che invece non aveva acquistato Rocky? Non me lo ricordavo, c'era qualche cosa. 2017. Scusi, fratelli che ci hanno nominato, quindi abbiamo detto Enrico, Domenico, Giuseppe, Massimiliano e Rocky, sì. Dagli altri due le è mai capitato che non ha nominato Giuseppe, da acquistare? Giuseppe mai, Enrico provava a chiedergli, ma non me la dava perché ognuno aveva i suoi clienti e non poteva permettersi di darmela. Oh. In epoca più recente, quindi abbiamo parlato del ristorante che aveva lei come famiglia e delle occasioni di conoscenza con questi Casamonica, in epoca più recente, quindi sto facendo riferimento dal 2010 in poi, lei ha svolto attività lavorativa? Sì, ho fatto, dopo il 2000 ho fatto parecchi lavori. Nell'ultimo periodo mi interessa a me. L'ultimo periodo lavoravo presso un circolo del tennis sulla Pontina, lì al Quadrifoglio. Si chiama? Si chiama Verde Roma, della signora Figodoro. Facevo tutto praticamente, dall'affittare i campi, scuotere i pagamenti, e poi dovevo seguire molto la signora che era molto anziana e mi voleva sempre vicino a lei. Allora, fermiamoci un attimo, non ho capito questa signora Figodoro rispetto a questo circolo che cos'è? Era la proprietaria. Era la proprietaria del circolo.
Lei percepiva. Percepivo 1.000 euro al mese. 1.000 euro al mese per questa. Più mi faceva delle regalie ogni tanto, perché andavo a casa a fargli le punture, a fargli massaggi, quello che gli serviva da fare, proprio accompagnare a fare la spesa. Oh. E ha svolto questa attività lavorativa fino a quando? Fino al 2015, mi sembra. E smette di lavorare lì perché? È morta la signora il 31 dicembre. I figli, il 31 dicembre? Dicembre 2015, mi sembra. Vabbè, comunque il dato certo è il 31 dicembre, diciamo. Sì, il 31 dicembre è sicuro. E lei ha lavorato là finché non è morta la signora? Sì. Oh. E da quel momento in poi? Mi arrangiavo. Si arrangiava, sì, che andava a comprare, andava a fare la cicoria a 50 gradi per volta, andava a vedere i ristoranti, insomma cercavo di fare anche tutti i lavori che mi capitavano di fare. Lei dove abitava in quel periodo? Abitavo, mi avevano preso un appartamento a Torino, quelli signori che hanno comprato il ristorante, promettendomi che avrebbero pagato l'affitto loro e sarebbero, diciamo, accollati le spese di luce e di acqua. Invece poi lì mi hanno fatto lo sfratto perché non hanno mai pagato l'affitto. E sono andato a casa di mio padre. Quando le hanno fatto lo sfratto, lei lavorava ancora lì? Lavorava ancora circa al Verde Roma. Lavorava, scusi, non lo so. Al Verde Roma, lì al circolo. Mm. E va a vivere quindi? Con mio padre qui a via Cassano Lo Ionio, allo statuario. Ho capito. E suo papà che faceva? Mio padre aveva 93 anni. Era pensionato. E quanto percepiva di 700-800 euro al mese. 700-800 euro al mese. E riuscivate a campare con la pensione di suo papà e con i lavoretti che lei faceva? Andavamo avanti, tiravamo avanti. Si è mai trovato in difficoltà economiche in quel periodo? Molto. Molto, anche perché noi e mio padre vivevamo della pensione sua, mi dava di qualche cosa, di tanto in tanto qualche cosa. Senta, abbiamo parlato della conoscenza del fatto che lei acquistava sostanza stupefacente. Oltre a questi rapporti, ha avuto rapporti di altro tipo con i Casamonica? No, che mi risulti no. Come? Che mi risulta no. E lei è stato arrestato quando, se lo ricorda? Il giorno del compleanno mio, 24 giugno del 2017. Il giorno del suo compleanno? Il giorno prima. Il giorno prima del suo compleanno. È stato arrestato perché? Perché avevano fatto una perquisizione e ci avevano trovato su un letto di sostanza stupefacente in casa. Oh, e come mai lei aveva questa droga a casa? Perché mi era stata data da Rocchi, mi sembra, quando mi hanno trovato, o no, da Massimiliano. E ce l'avevo ancora come rimanenza dell'ultimo banco che mi hanno dato. Quindi lei teneva droga a casa? Sì, per Massimiliano. Oh. Questo intendevo quando le ho chiesto se lei ha avuto altri tipi di rapporto con i Casamonica. Quando io le ho chiesto prima se lei ha avuto altri tipi di rapporti con i Casamonica, intendevo questo. Sì, oh. Certo. E allora, può dirci quando iniziano questi rapporti? Sì. E con chi? Sì, cominciano a settembre del 2016. Uh-huh. Sono io che mi sono recato da Domenico chiedendo se potevo fare qualche cosa per dare i soldi che di mio padre che non bastavano. E siccome mio padre a cui glielo dissi, e mi disse vabbè, deve succedere qualche cosa, sono io che mi assumo la responsabilità, tanto ho 93 anni e a me non mi arrestano. Lei aveva parlato quindi prima con suo papà? Sì, certo. Per chiedere se fosse disponibile suo padre, cioè se fosse d'accordo. Io gli ho chiesto per sapere se facevo bene o facevo male. E lui mi ha detto, guarda, non è una cosa bella, però non possiamo andare avanti, cioè,
casomai nella culata delle ipotesi sono io che mi assumo la responsabilità. E così ho fatto. Poi è morto il 2 maggio, papà del 2017. Adesso ci arriviamo. Ah. Quindi lei si reca a parlare con Domenico. Quando lei dice i nomi di battesimo fa riferimento a Casamonica, certo. Così ci risolviamo la questione di farle dire ogni volta il cognome. Vada Domenico e che cosa vada Domenico e dove io, se lo ricorda innanzitutto, e che discorso fate? E gli ho fatto un discorso che se io dico lo spaccio, dico non l'ho mai fatto, non lo faccio, però c'è qualche altro tipo di situazione, tipo fatti la retta per qualche cosa di persone stupefacenti che mi possa rendere qualche cosa, lo faccio volentieri, di tanto sto a casa con papà, non è che è solo uno che va in giro, che va per il locale, sto lì e potrei farlo dal punto di vista tecnico. Quando fa questo discorso, scusi, mi è sfuggito se ha detto dove lo... No, dove, non l'ha detto. Esatto, le ho chiesto dove va a fare, cioè, questo... Al vicolo. Al vicolo? Sì, sì. Ma Domenico in quel momento dove viveva? Penso che stavo facendo i lavori nella casa, quella dove ho andato ad abitare, stavo gli operai a casa, stavo al vicolo ancora. E questo è quello che lei chiede. Domenico, che cosa gli dice? Scusi, la retta che intendiamo? Cioè, mi consegnava un tot quantitativo di cocaina da tenere, e detto che io dovevo di volta in volta, lui mi avvertiva. Ok, quindi custodire, io volevo sapere solo che significava la retta, diciamo, sappiamo tutti, però è meglio la che ce lo dica lei. Quindi lei chiede questo a Domenico, che cosa risponde? Io ovviamente gli avevo chiesto 1000 euro ogni volta che me la dava, lui mi ha proposto 500 euro ogni volta che mi dava da tenere il pacco. E 60 euro ogni volta che devo portargli una parte di quel quantitativo a riconsegnarglielo. Quindi prendete un accordo, me lo ripete in che termini? In termini che lui mi avrebbe dato un tot quantitativo di droga X di volta in volta e mi avrebbe dato 500 euro. E poi di volta in volta che lui mi chiamava, mi avvertiva di riportarglielo un etto o di più, mi avrebbe dato 60 euro. Lei ha questo rapporto con Domenico Casamonica, lei ha datato a settembre 2016, sì. Fine settembre più o meno. Ha questo rapporto con Domenico fino a quando? Fino a quando poi lui fu arrestato, a novembre, verso la fine di novembre. O è andato in una casa famiglia, ma non poteva più esercitare. Cioè, il suo ricordo è che a novembre 2016 Domenico Casamonica non è più a Roma. Non è più a Roma, sì, non è questo più, è. Non è più, cioè, ok. In questo arco di tempo, quanti pacchi? Guardi, sicuramente due o tre volte me l'ha data quel periodo lì. Tre volte, sì. Tre volte, sì. Per quantitativi complessivi tra i 6-700 grammi al chilo, mai più di un chilo. Quindi tra i 6-700 grammi al chilo. Al chilo. Questi pacchi come erano? Erano preparati sotto vuoto, sì. Erano in blocchi tipo mattoni, quindi non si poteva neanche riaprire, e me li dava divisi da un etto a pacco. Da un etto a pacco? Sì. Questi pacchi le venivano dati dove? Le ho dati una volta lì al vicolo, a via di Portafurba, e altre due volte lì a casa sua. E questi pacchi le sono a casa sua, intende dove? Quella nuova lì a Romanina. A Romanina. Questi pacchi le sono stati... Le sono stati consegnati materialmente da chi? Da lui. Da lui chi? Domenico. E
quando lei è andato a ritirarli, in casa c'era solo Domenico o c'erano anche altri? Beh, la prima volta c'erano anche altri, c'erano a casa vecchia, lì al vicolo, c'erano anche altri, la mamma, quanto era. E quando l'ha presi invece alla Romanina? C'era lui, un'altra volta c'era la compagna pure. Ma la compagna ha assistito a questa... Ma ci ha visto naturalmente. Mm. Cioè lo sapeva che lei andava lì a prendere la droga? Come lo sapevo, sì. Mm. È capitato che in queste volte le sia stati consegnati i pacchi anche dalla compagna materialmente? No, i pacchi me li consegna sempre solo Domenico. Mm. Però quante volte è stata presente la compagna, se non ho capito male? Sono le volte a casa lì, una volta per esempio, no? Mm. Sì, una volta. Possiamo precisare il tipo di droga? Perché non sì, adesso sembra... ci arrivo, presidente, okay, un secondo. Complessivamente, lei ha detto, questa droga in quest'arco di tempo mi sono stati consegnati 3 pacchi per un quantitativo che ci ha indicato da un minimo al massimo. Complessivamente... quanta droga ha tenuto lei a casa? Cioè, da Mimmo? Per Mimmo, sì. Per Mimmo circa 2 kg e mezzo. Di che sostanza stupefacente parliamo? Cocaina. Questa droga, lei ha detto, io i soldi... per tenerla le sono stati dati? Sì, sì. E chi glieli dava questi soldi? Mimmo, Domenico. Le sono stati consegnati per tutte e 3 le volte in cui lei ha preso sì, la droga? Sì, magari non tutti insieme, perché magari ci andavo a ricomprare qualche cosa, però sempre la mia Domenico. Senta, e... questa droga poi lei la riconsegnava a chi e in che maniera? A Domenico. E come avvenivano queste? Mi telefonava, mi diceva di passare da lui. Spesso non ce lo trovavo perché mi faceva aspettare un'ora che non c'era e una volta l'ho costretto a lasciare a casa alla compagna. E i quantitativi da riconsegnare, come le venivano comunicati? Ci vieni solo con uno, vieni con due. Certo, non l'ho capito. Vieni con uno solo o con due, a seconda che erano tutti quanti da un letto le confessioni. Le venivano date indicazioni telefoniche? Al telefono. Sì. Vieni con uno, vieni con due, che significa? Che andare un pacco con 2 pacchi. E ogni pacco, abbiamo detto, era di un etto. Queste consegne sono state effettuate... dove? A casa Rula Nuova di Alla Romanina. Alla Romanina. E ha detto che in un'occasione lei l'ha consegnata anche nelle mani di... Non c'era la mano della Silvia perché non c'era lui. Senta, quindi in questo arco di tempo lei svolge questo compito per Domenico. Successivamente che cosa succede? Cioè lei dice Domenico a un certo punto non è più a Roma. Beh, erano rimasti 2 etti circa, 2 o 3 etti, sì. E si è presentato Rocchi, che sicuramente era al corrente anche lui del fatto che gli facessi la retta, si è presentato sotto casa di mio padre e si è venuto a prendere. Quanto si è venuto a prendere, scusi, quanto? La rimanenza erano 2 o 3 etti, uno di preciso non mi ricordo. Quindi viene a cercarla? Sì, ma telefonavo, che passo un attimo a casa tua. È venuto mio padre, mi ha aspettato fuori, io gliel'ho consegnata. Quindi non è lei che cerca Rocchi, è Rocchi che cerca lei? No, perché è stato non appena Mimmo è stato allontanato, lui è venuto. Glielo chiedo perché... anche qua, nell'interrogatorio del 15 luglio 2019, lei ha detto quando hanno arrestato Casamoda Domenica io avevo ancora, lei qua dice, 0,5 kg di cocaina. No, era di meno. Era di meno. Per cui sono andato da Pasquale, detto Rocchi, a chiedere cosa avrei dovuto fare.
Invece sì, è Pasquale che viene da lei. Pasquale delle mie Rocchi. Sì, scusi, Casamonica Pasquale ha detto Rocchi, sì. Io adesso non mi ricordo se mi ha telefonato lui o sono andato io a dire che cosa dovessi fare. Soltanto che a prenderla materialmente è venuto lui a casa di mio padre. Ok, perfetto. E che cosa avviene? Quindi lei consegna questa rimanenza che aveva, che l'aveva consegnato domenica? Fidati. Poi dopo sono stati quasi più di 2 mesi che non mi hanno più cercato, non mi hanno più chiamato. E allora sono tornato io a casa da lì al vicolo a chiedere se era possibile continuare il tutto. Scusate un attimo perché c'è una comunicazione dalle Bibbia. Togli Massimiliano, intende rinunziare a scusami, l'interruzione da Rebibbia, sì. Sì, devo comunicare che Togli vuole rinunciare al proseguo. Va bene, allora ne diamo atto a verbale e siccome le due altre detenute non ci sono, quindi potete scollegarvi. Abbiamo Casamonica Salvatore. Ah, va bene, d'accordo. Allora diamo soltanto atto che Togli Massimiliano, quindi non intende proseguire. Va bene, grazie. Va bene. Grazie. Scusate, prego. Perdoni, l'abbiamo interrotta. Stava dicendo, quindi per un mese e mezzo, quanto per un periodo di tempo che ha detto essere... Perché novembre, gennaio, febbraio l'ho ricominciato, fino a giugno. Ecco, a febbraio ricomincia in che maniera e avendo rapporti con chi? Con Rocchi. Con Rocchi. Ce la spiega per bene com'è andata? È andata, sono andato a casa lì dove abitava, lì al vicolo di Porta Furba, sì. E io dico, ma non si potrebbe continuare quella cosa che facevo per Mimmo prima? È passato un altro po' di tempo, alla fine mi ha detto di sì e me l'ha consegnata, me l'ha fece la consegna di 700-800 grammi di cocaina. Aspetti un secondo, lei quindi si propone di continuare sì. A tenere la droga per conto loro? Per conto loro, sì. Rocchi accetta? Mi ha detto di aspettare un periodo perché doveva parlare con il fratello, non so per quale motivo. E poi dopo una ventina di giorni mi chiamò e mi disse di passare lì al vicolo. Se passai mi diceva, vabbè, te la ridiamo. E le condizioni qual erano? Erano le stesse quelle che facevo prima, 600 euro per la letta e 60 euro ogni volta che gli era riportato. Quanto era per la retta, scusi? 500 euro per tenerla e 60 euro per consegnarla. Per consegnarla. Lei svolge questo compito, diciamo, avendo parlato con Rocchi, da quando a quando? Da fine febbraio fino ai primi di aprile, quando poi è stato arrestato pure Rocchi. Glielo dico perché lei dice, cambia poco però per essere puntuali, nel verbale del 23 ottobre 2019 dice nel mese di gennaio del 2017. Sì, no, era più avanti, perché erano passati più di 2 mesi da quando, quindi a febbraio. Sì, febbraio. Senta, e ha detto da febbraio fino al aprile. Aprile perché? Ha detto perché fu arrestato Rocchi. Aprile, un marzo, aprile. E facendo un passo indietro, lei questa droga che ancora aveva di Domenico e che poi consegna a Rocchi, l'aveva già ritirata, ma l'ha presa in un'unica volta? In un'unica volta, venne sotto casa mia in un'unica volta. In questo arco di tempo, quindi che va, abbiamo detto, da febbraio fino all'arresto di Rocchi, le sono state consegnate quante volte? Sicuramente 2, forse 3, da Rocchi. Sicuramente 2, forse 3. Sì. E le sono stati consegnati pacchi di che peso? Sempre da un etto. Sì, da un etto, ma complessivamente? Intorno al chilo, 700 grammi, 800 grammi a un chilo. Da 700 grammi, 800 grammi a un chilo. Sì. In 2 o 3 circostanze? 2 o 3 circostanze, sì. E queste consegne
di droga, chi gliele ha fatte e dove? Mi ha fatte oggi da casa sua a Cinecittà. Oh, questa cosa la deve dire bene, che vuol dire casa sua a Cinecittà? È la casa che mi ha detto dove mi devo recare, non che la conoscevo io. Come ma l'indirizzo non me lo ricordo, l'ultima volta sono andato dietro lui, dietro la sua macchina, e mi ci ha portato lui. E questa e casa volte, ha detto si trova in zona Cinecittà? Sì, le altre due volte sapevo già la strada, mi diceva di passare e passavo lì. Quindi la prima volta diciamo ce l'ha accompagnata lui, per intenderci, e le altre volte ci è andato lei da solo. Sì, sì. Ma lei si spostava in che modo? C'era una macchina. Che macchina? Una appunto che restava mio padre. Di che colore? Bianca. Lei ha animali domestici? Ah? Ha cani, gatti, sì, criceti. Ha un cane. Un pastore tedesco. Un cane di che razza? Pastore tedesco. Un pastore tedesco. Come si chiama questo? Leopoldo. Leopoldo. Quando andava a fare questi viaggi, questi giri. Era sempre con me lui. Leopoldo veniva sempre con lei. Con me, sempre con me. Io in particolare con cani. Siamo in due, vedi? Posso interpretare quello che dici. Oh, questa casa a Cinecittà, ci può dire più o meno che zona è, se c'è qualcosa intorno? Vicino delle parti dove c'è il l'ufficio di collocamento della l'ispettorato del lavoro, penso che sia. E lei c'è entrato dentro questa sì, casa? Sì. La conosce? Sì, sono entrato tre volte. Era una casa grande, piccola? Era una casa bella grande. A che piano era, se lo ricordi? Al primo piano, mi sembra. Al primo piano dello stabile. E la droga gliel'ha consegnata? Rocky. Sempre Rocky, in tutte le occasioni? Sì, sì. Oh. Questa droga che le ha consegnato Rocky in questo arco di tempo, poi lei l'ha riconsegnata a chi? A Rocky. E in due circostanze invece mi ha avvisato da Silvia di portarla a una persona che non conoscevo, che avrebbe riconosciuto lui, una volta vicino al parco della Caffarella, una o due volte al parco della Caffarella, una volta davanti a Carlo Umbro, via Tuscolana. Non ho capito chi è che gli aveva detto. Allora, infatti ci sto tornando. Allora, lei l'ha riconsegnata questa droga a Rocky e poi, su indicazione di chi? Di Silvia Di Filippo. E come spunta Silvia Di Filippo? Mi ha telefonato, io continuavo a vederla perché ci andavo quasi sempre ad acquistare. Silvia Di Filippo, se lo sa ovviamente, perché questi poi sono rapporti interni, come aveva saputo che lei poi aveva proseguito? Ma Rocky l'aveva avvisata in qualche modo che poi sì, che mi avrebbe chiamato, poteva avermi chiamato anche la Di Filippo. Quindi Rocky l'aveva già preavvertita, sì, che l'avrebbe chiamata, sì, anche la Di Filippo. Oh, lei ha detto questa droga su indicazioni della Di Filippo l'ha consegnata a chi e dove, ci devi dire? A chi non glielo posso dire perché non lo so. Dove però sì, due volte lì alla Caffarella, lì a via Latina, non so che via è, davanti al parco della Caffarella, una volta davanti al Gallo Umbro, con la suceria che a via Nocera Umbra. Più o meno quante volte ha consegnato droga a questo signore? Tre volte, questo è il suo ricordo? Sì, sì. Per tre volte. Che quantitativi ha consegnato a questo signore? Un etto per volta. E come le venivano indicati i quantitativi che doveva portare a questo signore? Mi diceva di portare un pacco solo, e la volta successiva mi diceva come l'altra volta, e mi diceva dove. Quindi sulla base di indicazioni date in che maniera? Oh, voce, ma se non mi ricordo, telefoniche, non me lo ricordo. Telefoniche. Oh, questo signore ha detto, l'ha incontrato davanti al parco della Caffarella? Sì. Quante volte? Due volte. E l'altra volta ha parlato? Della fisceria, il Gallo Umbro, che via Nocera Umbra. Via Nocera Umbra. Questo signore, lei è in condizioni di descriverlo? No, assolutamente. Sa... Lo ha visto arrivare? Una volta arrivare con uno scooter. Di che colore? Chiaro. Sì. E un'altra volta con uno SUV, con
tutto sgarrupato. E a questi appuntamenti lei com'è andato? Sempre con la Punto. Con la Punto. Da solo? Con Leopoldo. Con Leopoldo. I soldi... I soldi che le erano stati promessi, quindi 500 euro per tenere la droga, nel parlare con Rocky, e il 60 euro per il trasporto. Rocky mi dava. Innanzitutto se le sono stati dati. Sì, sì. E chi glieli dava? Rocky. Rocky. Una volta arrestato Rocky, che succede? Lei ha detto questo, diceva ho fatto questo lavoro, diciamo, da febbraio fino all'arresto di Rocky. Sì. Una volta arrestato Rocky, che una rimanenza di non mi ricordo quanto, giustamente. Uh-huh. E sono andato da Massimiliano. Oh, perché va da Massimiliano? Perché è l'ultimo fratello che era rimasto libero e io vuol dire che dovevo fare. Sì, dico. Ma perché ad esempio non parlava di Filippo, visto che lei aveva avuto rapporti anche con Filippo? Io avevo rapporti, però a parte la vendita e questa telefonata per la consegna, altri rapporti con la di Filippo non c'avevo. Non ce l'ha avuti, io, no. Lei aveva rapporti diretti per queste questioni, sì, con i fratelli. Sì. Scusi, sulla rimanenza, e quindi lei va a Porta... A dove va? Va a Porta Furba, parlo con Massimiliano, mi porto dietro i due etti più o meno che erano rimasti e li ho portati. Lei nell'interrogatorio del 15 luglio parla, cambia poco, ma qua per precisione parla di 300 grammi. Sì, più o meno, 200 o 300, non me lo ricordo di preciso. Comunque quella era la cifra quotidiana. E quindi questa droga la consegna a chi? A Massimiliano. Oh. E che succede poi? Succede che l'ho consegnata, sono passati un'altra decina di giorni, lui mi richiamò per dirmi che mi doveva fare un'altra consegna. Le condizioni erano rimaste le stesse che usavano gli altri fratelli prima, 560 per la consegna. Ma del fatto che, che lei continuasse, quindi se ho capisco bene, a fare la retta, ne parlaste quando? Quando lei consegna la droga o la volta dopo? No, la volta che gliel'ho portata, quando gliel'ho riportata. Quando ha portato la rimanenza? La rimanenza, sì. E... è lei che lo propone o è Massimiliano che le dice... Non me lo ricordo, so che cambia tanto, per portarsi di aver detto io dico, faccio continuiamo, se non me lo ricordo però di preciso. E delle condizioni ne parlate? Cioè sì, ne parliamo di tutto quello che era, però la speranza mia era che siccome dovevo andare a lavorare al ristorante che nel frattempo stavano aprendo, Potevo finirla con sta storia e andare a fare il cuoco come d'accordo con Rocky prima. Adesso di questa storia del ristorante ne parliamo. Che c'entra però con questa questione? C'entra perché per me 1500 euro al mese di stipendio che prendevo per fare il cuoco in quel ristorante mi erano più che sufficienti per vivere e acquistare la droga che dovevo comprarmi senza dover andare avanti con la storia della retta. Va bene, dico, ma... lei poi la fa la retta per Massimiliano? Sì, come no, certo. Oh, il compenso abbiamo detto... è lo stesso. È lo stesso, lo pattuite. Fa la retta per Massimiliano, cioè diciamo su disposizione di Massimiliano, fino a quando? Fino a quando potremmo arrestarlo. Quindi abbiamo detto fino al 24 giugno del 2017. In questo arco di tempo... se riesce a quantificarlo, quanta droga le è stata consegnata per custodirla? Massimiliano due o tre volte. Che quantitativi le sono sempre stati? Sempre gli stessi. Cioè? 700 grammi, un chilo. 700 grammi? 800, un chilo. Un chilo. Confezionati diversamente da quelli che erano come consegnavano Rocky con Mimmo, che erano sotto vuoto, erano incantati con tantissime strati di Domopac e Cantastagnola, e così erano confezionati. Infatti io non gliel'avevo chiesto, il confezionamento della droga che le dava Rocky era sotto vuoto come quella di Mimmo, quindi era confezionata allo stesso modo di quella che aveva precedentemente ricevuto. Sì. Quella di Massimiliano invece era in maniera, era in maniera diversa. Oh.
E questa droga che le è stata affidata, lei ha detto in due o tre occasioni, per un quantitativo complessivo di più o meno 2,5 kg, anche qua attorno ai 2,5 kg, sì. L'ha detto, però questi pacchi variavano anche qua dai 600 grammi al chilo, sì. E questa droga lei poi l'ha riconsegnata a chi? A Massimiliano. Dove? A casa, via del vicolo di Porta Furba. E chi la avvertiva? Chi le dava le disposizioni che bisognava riconsegnare questa droga? Mi telefonava quel ragazzo che si occupava del ristorante, oppure andando lì per acquistare me lo diceva lui a voce. E lei continuava a fare uso di stupefacenti, sì, in quel periodo? E la acquistava? Sì. Poi vedremo anche da chi. Ha fatto cenno a questo ragazzo del ristorante. Sì. Questo ragazzo del ristorante me lo ridice per bene, non l'ho capito. Alessandro pensava veramente organizzando il montaggio di tutta l'attrezzatura del ristorante. No, lasci perdere il ristorante, adesso ci arrivo. In questo rapporto tra lei e Massimiliano per la custodia dello stupefacente, che cosa faceva? No, pensava di passare a porti portali, a porti passare da Massimiliano, che gli occorreva. Quindi teneva i contatti con lei per conto di Massimiliano? Aspetta, io non abbiamo capito proprio che cosa ha detto, se può ripetere, non abbiamo capito esattamente come ha risposto al pubblico ministero. Siccome non mi telefonava Massimiliano per avvertirmi, si utilizzava il fatto che io andavo lì quando andavo ad acquistare, però diceva a voce direttamente lui, oppure mi faceva telefonare da questo ragazzo dicendo che mi diceva che dovevo passare da Massimiliano, e io capivo e gli portavo un letto. Senta, anche qua, giusto per essere un po' più dettagliati, dico, poi ci sono altre risultanze, quindi lei nell'interrogatorio del 17 luglio del 2017 parla di 4 o 5 consegne di droga fatte da Massimiliano per custodire. No, secondo me erano di meno. No, erano di meno sicuramente. Di meno, sì. Quindi sono conferma di 3 o 4. Perdoni, non so se l'ha detto, mi perdoni se glielo faccio ripetere. Queste riconsegne venivano effettuate dove? A casa, a vicolo di Porta Furba. E lei andava a casa? A casa di Massimiliano. In che maniera? Con che cosa? Con la macchina. Con la macchina quale? Con Leopoldo, con la Punto Bianca. Con la Punto Bianca, sempre assieme a Leopoldo. Sì. I soldi che le erano che avevate concordato anche con Massimiliano, le sono stati pagati? Sì, un po' più dilazionati, ma mi sono stati pagati. Lei accennava al fatto, scusi se entro in un lutto, ma serve per una circostanza. Suo papà è morto, abbiamo detto, il 2 maggio del 2017. In quel periodo lei faceva ancora la lezza, perché lei viene arrestato, certo, il 24 giugno. Le spese per il funerale di suo papà, mi fece prestare da Massimiliano i soldi. Quanto? 1.500 euro mi sembra più o meno. Questi soldi erano un prestito? Era un prestito che poi mi sono stati scalati. Da che cosa? Dalla retta che facevo. Dai soldi che le bisognava dare per la retta. L'ha detto il nome di questo ragazzo che teneva i contatti con lei? Bonilauri, si chiama Alessandro Bonilauri. Ok. Che conoscevo il padre da ragazzino. Allora, lei viene arrestato, abbiamo detto, il 24 giugno del 2017. Senta, a casa sua, oltre a questo pacco che trovano, che cos'è questo pacco? Fumetto di cocaina. Ma che cos'era? Era la cocaina che le aveva consegnato chi? Massimiliano, in questo rapporto della retta? Sì. Le trovano anche un bilancino a casa? Sì, io certo, quando me la dava me la ripesavo, perché magari poteva essere di meno o di più, non è che assistevo alla confezione dei pacchi. Cioè era per controllare il peso della droga? Certo. Che le veniva detto che le si stava per consegnare? Certo. Nell'arco di questo rapporto, no, di retta che ha fatto con i soggetti che
ci ha indicato, quindi Domenico, Rochi e Massimiliano, le è mai capitato di anche di cedere sostanza stupefacente su indicazioni di qualcuno di questi signori? No. Lei è mai stato al ponte della Ranocchia? Sì, quello da parte di Mimmo una volta. È questo che sto chiedendo, signor. Dicevi, mi fai una cortesia, era la sera, devo andare a portare una cosa su questo mio amico che sta lì, che c'era Abitelli, sembra che era... Se frecavo dei canti di una gamba, non era... Allora, piano piano, perché se parla così non la capiamo. Si deve cercare di essere Mimmo, più chiaro possibile. Mimmo, no, cerchi di essere più chiaro possibile, di parlare lentamente, di non far morire la voce, perché sennò non la capiamo. Allora, Mimmo... Mi disse una sera di consegnare una pallina di cocaina, gli si guarda che io sto col cane, fammi il piacere, io non mi posso muovere, non ci posso andare. E a questa persona mi disse dove, che mi aspettava sul ponte della Ranocchia lì alla circonvallazione Appia. Una volta sì. Questa persona ha detto anche, stava facendo riferimento a... C'aveva una pizzeria, un ristorante lì attaccato al ponte della Ranocchia, però non so qual era, l'ho trovato sul ponte io. Ma stava dicendo anche aveva... Mi sembra che c'era un problema alla gamba. Quindi camminava male? Sì, camminava, zoppicava. Senta, e lei ha mai aperto le confezioni che le sono state date? Le confezioni che le sono state date da chi? Da chi solo e per quale motivo? Solo quelle di Massimiliano. E le ha aperte perché? Perché le presidente considerativo per poter utilizzarlo per uso personale. Non l'ho capito, Casavecchio, cerchi di scandire il discorso. Per utilizzare la considerativo che toglievo per uso personale. Quindi è capitato di aprire le confezioni per prelevare? Delle piccole quantità per uso personale. Che quantitativi? Una volta 3 grammi, una volta 5. E lei ne faceva uso personale da solo o con altri? Facevo da solo a casa, mi venivano a trovare degli amici che utilizzavamo insieme. E gli amici? Gli amici sono Daggiano Federico e Pavano Carmelo, quell'altro mio amico siciliano. E Pavano Carmelo. Erano le confezioni, ha detto, di Massimiliano queste. Sì. E lo sapevano Massimiliano che lei... No, signore. Cioè gli aveva chiesto l'autorizzazione? No. Le è mai capitato di vendere la droga che sottraeva, ha sottratto? No, è mai stato a Fiumicino? Sì, ma non è stato un bluff, perché questa persona me l'ha chiesto, io l'avevo già chiuso con la confezione e gli portai l'altra cosa, l'altra sostanza. Che significa questo? La spieghi bene questa questione. Innanzitutto in quel periodo lei stava facendo la retta per chi? Per Massimiliano. Per Massimiliano. E che cosa avviene? Bene, questo amico lo sentivo da qualche anno. Che si chiama? Si chiama Francesco, il cognome però non lo so. La chiama e le chiede che cosa? Se poteva c'era la possibilità di comprare qualcosa da qualcuno. Io sì, io non c'ho possibilità, io se posso sento un attimino di chi, se la posso rimediare se lo faccio sapere. E invece una sola, diciamo. Cioè, che vuol dire una sola? Che io potrei... Una mondezza, un grammo di mondezza. Un grammo di mondezza perché? È perché non potevo riaprire l'altra volta il pacco, era un po' che quella che me ne è rimasta a me con l'aggiunta di altre sostanze. Quindi sostanza da taglio? No, era una pasticche per il diabete, le cose del genere. Ok. Senta, come mai nell'interrogatorio del 17 luglio lei aveva detto che non poteva aprire queste confezioni di Massimiliano? Quelle di Massimiliano sì, quelle di Roghi e di Mimmo non le poteva aprire. No, nell'interrogatorio del 17 luglio lei dice... Non poteva aprire l'interrogatorio il 17 luglio, poi glielo verrò chiedendo, lei parla dei suoi rapporti con Massimiliano. Lei dice, non poteva aprire le confezioni, non l'ho mai fatto perché la sostanza era confezionata in modo tale che non potessi approfittarne, in particolare la volta sia nel cielo fa sia nel domo. È vero, però alla fine all'ultimo ho perso.
Cioè lei stava facendo riferimento, però qua lei aveva detto nella sostanza di non averle mai aperte queste... È una bugia. E così la chiudiamo qua. Come mai lei nel primo interrogatorio che rende non parla del fatto che aveva fatto la retta anche per Pasquale e per Domenico? Perché il fatto di quando mi hanno trovato era quello di Massimiliano, e andare all'introduzione del tempo mi sembrava una cosa giusta, tutto qua. Che vuol dire mi sembrava una cosa giusta? Non mi sembrava raccontare anche cose che non erano inerenti al sequestro che mi avevano fatto e del periodo in cui ero stato arrestato. Quindi lei dice mi sono limitato a riferire solo quello per l'ultimo, il quale mi hanno arrestato. Ma lei aveva paura o ha paura al tempo di questi signori? Beh, certo che c'ho paura. C'ho paura perché? Perché sono una famiglia famigerata, insomma, non è una famiglia normale. Che vuol dire una famiglia famigerata? Famigliari che possono vendicarsi, non so, cose del genere. Senta, un signore che si chiama Ruzzoli Stefano. Sì, il cuoco. Lo conosce? Sì, lo conosco. Chi è? È il cuoco del ristorante d'archeologia, che era il mio. Quello che aveva. No, naturalmente lavora lì presso i nuovi proprietari. E lavorava anche per la vostra famiglia? No. No. Quindi è l'attuale cuoco del ristorante d'archeologia. Sì. Sa se questo Ruzzoli fa uso di sostanze stupefacenti? Sì, le fa uso. Di quali sostanze stupefacenti? Cocaina, sempre. Di cocaina. Si è mai rivolto a lei? Sì, una volta o due, ma sono andato a comprare a via di del Quadraro, uh-huh. E l'abbiamo consumato insieme. A via del Quadraro? Quindi Ruzzoli si è rivolto a lei e lei è andata a comprare la droga a Via del Quadraro? A Via del Quadraro, sì. Oh, a Via del Quadraro da chi? Da Andrea. Andrea chi? Andrea, non mi ricordo, Casamonica penso si chiama così, Andrea Casamonica. Da Andrea Casamonica, lei lo conosce come Andrea Casamonica? Sì. Vabbè, tanto poi le postiamo l'album. E come mai lei va da Andrea Casamonica? Ci andavo spesso, quando non mi davano al vicolo, non me la davano, non c'erano... o non me la volevo dare perché per problemi loro andavo a costare 20-30 euro, andavo a acquistare lì a questa salitella lì a Via del Quadraro. Da Andrea sì. Ci andava, capitava quante volte? Cioè è capitato di frequente? Capitava spesso, delle volte anche due volte al giorno capitava di andarci. E ci andava da su, chi glielo ha presentato? Perché lei aveva rapporti con quelli del vicolo, ha detto. Chi glielo presenta per la prima volta? Andrea come? Chi la porta là per la prima volta come persona? Daggiano mi sembra mi ha portato, Daggiano, mio amico. Che è quel suo amico di cui sì, ha parlato prima. Sì. Non abbiamo capito il nome. Federico Daggiano. Daggiano. Federico Daggiano. Daggiano. E che cosa sa di sa dove la prendesse? Questo Andrea Casamonica la droga? Ma io nell'ultimo periodo, quando ho aperto quella di Massimiliano, ho potuto constatare personalmente che era la stessa. Cioè, quando lei faceva la retta per Massimiliano, sì, e rilevava questi quantitativi di cui ci ha, sì, detto, ha potuto constatare che era uguale a quella che mi dava lui. Lui chi? Lui Andrea. Lui Andrea. E l'ha potuto constatare perché? Per conoscenza, per riconoscerla. Cioè lei dice assumendola, questo, certo, voglio capire. Certo. Ma lei con Andrea, di dove lui prendesse la droga? Dove? Con Andrea, questo Casamonica che lei chiama Andrea, di dove lui, Andrea, prendesse la droga? Ci ha mai parlato? No, io l'ho incontrato un paio di volte al vicolo di Porta Furba insieme a un'altra persona, due volte l'ho incontrato. L'ho incontrato in che periodo? Ecco, il momento periodo in cui facevo la retta di Massimiliano.
nel periodo in cui faceva la retta per Massimiliano, sì, lei ha incontrato questo Andrea dove? Lì al vicolo di Porta Furba. Che stava? Stava andando via da casa di Massimiliano, da lì. Quante volte lo ha visto? Una volta. Un paio di volte, era da solo o in compagnia di altri? No, una volta era in compagnia di una persona e una volta un'altra persona. Cioè due persone diverse tra loro. Certo. Ok, le torno però a fare la domanda. Se lei ha mai discusso, allora mettiamola così, della qualità dello stupefacente che aveva Andrea con Andrea? Ma a livello di battuta una volta lo ha fatto, certo, è la stessa. Gli si assomiglia, certo, è la stessa. Lo dica bene, assomiglia? Assomiglia a quella che mi diranno anche a Vico di Porta Furba. E lo ha fatto, te credo, è la stessa. Questo in che periodo? Il periodo sempre di maggio... aprile-maggio del 2017. Quando lei faceva la retta per Massimiliano. Perfetto. E a Daggiano gliel'ha mai chiesto dove Andrea prendesse la droga? A Daggiano gli ho chiesto se Andrea... No. Dove Andrea si riforniva? No. No. Senta, è mai capitato nell'arco di questo periodo, quindi da novembre, settembre, da come ci ha detto lei, fino a giugno del 2017, che lei si recasse prima a Vicolo di Porta Furba e poi a Via del Quadraro? È mai capitato? È mai capitato in questo arco di tempo, novembre 2016, giugno 2017, che lei sia andato prima a Vicolo di Porta Furba e poi a Via del Quadrato da Andrea? Può darsi di sì. Può darsi o se lo ricorda? No, me lo ricordo precisamente, no, ma tante volte dicevo andavo a Via del Quadrato di Porta Furba e non me la davo, non ce li trovavo, o perché avevo paura di andarmene quando facevo la retta, e allora andavo a comprare questa a Via del Quadrato. Quindi le volte che sono state accertate sue presenze lo stesso giorno a Vicolo di Porta Furba e poi a Via del Quadrato, sì, evidentemente a Via del Porta Furba non me l'avevano data, quindi era perché lei cercava stupefacente da acquistare, certo. Ma scusi, le posso chiedere perché lei aveva necessità anche nel periodo in cui faceva la retta per Massimiliano di acquistare stupefacente, visto che lei la sottraeva di nascosto dai pacchi? Non me la davano, tante volte non me la davano, ho paura di darmela, per paura di uscire da lì con la cocaina e venisse a farmi la perquisizione a casa e mi avrebbero trovato il quantitativo loro. La domanda è diversa, prova a riporgliela. Cioè, va bene per il periodo fino a prima dell'arresto di Rocky, da dopo l'arresto di Rocky lei tiene, fa la retta a Massimiliano. E ci ha detto oggi che sottraeva dei conti. Ma questo è l'ultimo, però, l'ultimo periodo. L'ultimo periodo che intendiamo? Siamo dei primi di fine maggio, primi di giugno. Prima non lo toccavo. Ma che bisogno c'era di andare a cercare stupefacente da assumere anche se lei lo... Quando non lo proponevo, nel periodo che la prendevo, non ci andavo da passivi da Andrea, quando ho aperto i pacchi, quando c'avevo quella non andava a prendere. Ma per avere un'idea, lei in che quantitativi assumeva droga in quel periodo? Ci stavamo a consumarla, dopo vediamo quello che mancava. Più o meno, diciamo, 3-4 grammi per volta. Ma c'è stato un periodo in quel momento in cui lei ha aumentato il consumo? Già esposto, buongiorno. Buongiorno avvocato, sei ricomparso. Scusi. C'è stato un periodo in cui io ho chiesto se ha aumentato il consumo. Non chiedere il parere. Ma non sto chiedendo un parere. C'è stato un periodo forse come... No, ha risposto 3-4 grammi, basta. No, avvocato, scusi, una domanda è ammessa, prego. Sì, ho chiesto se c'è stato un periodo, non sto chiedendo un parere, diciamo un parere sull'assunzione personale di sostanze stupefacenti ancora... Credo di non chiederlo, però magari nel futuro. Se c'è stato un periodo in questo arco di tempo in cui lei faceva la retta, in cui lei ha aumentato il consumo. Sì, probabilmente sì. Probabilmente se lo ricorda? Sì, sembra di sì. Quando? Ma sempre a livello di 1-2 grammi di più o di meno.
Ma in che periodo è capitato questo? Che lei sempre da quando comincia a fare aprire macchina, da fine da metà maggio fino al 24 giugno. Senta, dopo il suo arresto. Il 24 giugno. Sì. Lei l'ha più cercate queste persone? 24 giugno. Sono andato da Massimiliano, dice se mi poteva dare una mano dal punto di vista dell'avvocato per pagare l'avvocato, perché quello non avevo fatto il patrocinio, avevo gratuito. Una volta o due mi sembra, sì. E da Mimmo pure una volta. Aspetta, fermiamoci a Massimiliano. E ci ha parlato? Sì, ho parlato. Con Massimiliano? Massimiliano ha detto che una risposta a tira fuori la lira. E è andato anche, ha detto da Mimmo. Da Mimmo? Da domenica. Dove? A casa, una casa che avevamo perso in affitto sulla Lania. E sono andati, si poteva parlare con Massimiliano, si poteva aiutare uguale. E Mimmo che le dice? E lui mi ha dato a vedere 100-120 euro lui, se mi parlo con Massimiliano io lo dico io, invece poi... Però le ha dato dei soldi? Sì, 100-120 euro. Circostanza. Prego, chi vuole intervenire? Ma se non altri, l'avvocato Cianferoni, buongiorno signor Presidente, per la posizione Salvatore Casamonica 88, buongiorno signor Casavecchia, sono qua, mi vedi? Ecco, è il numero 14 dell'album fotografico. Senta, lei con il mio cliente ha già risposto che aveva una certa amicizia, si frequentava. Non la sento proprio, guardi, mi scusi. Può dire in che periodo si frequentava con Salvatore detto Andrea? Salvatore? Detto Andrea. Quello Andrea è un calcolo di 3-4 anni. Addietro? Addietro, sì. Sì. Rispetto ad oggi, quindi? 3-4 anni, non ho capito, 3-4 anni rispetto a... Rispetto ad oggi? Ad oggi. Esattamente. Ecco. Ha già risposto anche su chi glielo presentò, questo Daggiano. Lei si conosceva con Daggiano per quale motivo? Sì, era un amico pure lui? Sì, un amico mio. Faceva uso questo Daggiano? Sì, signore. Sì, e anche Salvatore Andrea faceva uso, per quanto ne sa lei? Non lo so, non credo. Con lei non ha mai non usato? Non credo, no, come no, mai. E quindi com'è che lei ha detto, ci ha parlato di droga con questo ragazzo? Perché? Andavamo a acquistarla insieme, delle volte mi porto lì che non un posto che non conoscevo. Ma sta parlando di Daggiano, sta parlando di Daggiano, Daggiano. Che l'ha messa in contatto con questo Andrea, sì. Corretto? No, a me mi farebbe, Presidente, sì. Il dato... secondo me è utile a tutti, sì. Qui è com'è che Andrea ci racconta il test e gli avrebbe detto, sai, la droga che usi tu è come quella del... Questo è l'ultimo che è successo poco prima del mio arresto, una volta. Che ci ho continuato ad andarci per conto mio, ho preso confidenza, un giorno incontrando dico, guarda quella che c'era nel centro, me la dà lui. Per conto suo lei ci andava? Per conto mio? Sì. Certo. Quindi, quanto pagava lei questa, aveva già più o meno risposto, ma... Quanto pagava lei una dose? 20-30 euro per volta, non è di più. Ho capito. Senta, può dire al tribunale per quale ragione
lei doveva parlare con Andrea se la roba era buona o cattiva? Perché frequentandoci andavo spessissimo ad acquistare, per dare una certa confidenza, e mi è sembrato normale dirglielo. Quindi, chiudendo, lei ha detto al tribunale: io andavo per conto mio a comprarla dove? Sì, lì da Andrea. Da Andrea. Delle volte. E invece anche al vicolo andava per conto suo? Al vicolo, lei ci andava? Al vicolo da solo, con amici, con Daggiano, con altra gente, altre volte. Non mai con Andrea, non ce l'ha mai mandato? Sì, uguale. No, sì, uguale che vuol dire? Non ho capito la domanda dell'avvocato. Se il nostro Andrea, per quanto ci dice il test, avesse rapporti o no col vicolo. Sì, no, ma la sua domanda adesso qual era? Non ho proprio sentito. Se sono mai andati assieme, se gli ha detto aspetta vado io, cioè una cosa rappresentativa. Assieme al vicolo? Sì. Andrea e lui? Sì. Ha capito? No. Le è mai capitato in questi suoi rapporti con Andrea? Lei ha detto che frequentava tanto Andrea quanto il vicolo per acquistare. Perché anche le volte il vicolo non me la davano, l'ho già prima. Cerchi di chiarire, l'avrei fatto anch'io una domanda. Le volte non me la davano al vicolo. Aspetti, cerchi, non mi parli sopra, sennò non viene la domanda. Cerchi di spiegare bene le ragioni per le quali lei si rivolgeva ad Andrea per l'acquisto della droga, per il suo consumo personale. L'ha detto, però alla luce anche della domanda del difensore vorrei che lo ribadisse. Perché delle volte non erano disponibili al vicolo a darmela, e allora mi rivolgevo a un'altra parte. Certo. Questo. Quindi a un certo punto, signora Presidente, sempre sulla fattispecie associativa, lei viene sentito, e noi quella primariamente interessa, il 15 luglio del 2019, no? E a comprova del fatto che fu Daggiano Federico a farle conoscere Andrea, a un certo punto ricorda se il pubblico ministero le contestava, però... dice no. Dice, te l'hanno fatto conoscere altri Casa Monica. Lei no, però così che cioè, lei la domanda, cioè, la deve la fare qui è, e poi se lui dà una risposta di forma rispetto a quello che ha dichiarato, gli fa la contestazione. Guarda, siamo sempre una doppia al punto. Contestazione, nel senso, l'Andrea con lei, con altri Casa Monica, ha mai parlato? Andrea con me? Sì. No. Degli altri Casa Monica? Sì. Lui, lo disse lui, era il cugino di quelli del vicolo, io neanche lo sapevo. Neanche lo sapeva? Neanche lo sapevo. Quindi, Daggiano glielo presenta autonomo? Non me lo presenta, mi ci ha accompagnato insieme per acquistare. Da lui? Da Andrea. Da Andrea, autonomo rispetto a quelli del vicolo. Autonomo, da solo, non era per conto di quelli del vicolo. No. Tanto vero, signora Presidente, che può essere utile, noi diamo anche il consenso all'utilizzo. A un certo punto il PM sulla fattispecie associativa dice: l'ufficio evidenzia a Casavecchia. No, però deve uscire sta cosa. No, deve uscire, la fa uscire non leggendo il verbale, ma di che cosa facciamo? La domanda è: si ricorda se il pubblico ministero? No, Presidente, c'è opposizione. Se si ricorda se il pubblico ministero gli ha chiesto o non gli ha chiesto, non è un fatto. Quindi su domande su cosa è stato verbalizzato, se il pubblico ministero gli ha detto se c'aveva la camicia bianca o rosa, c'è opposizione, perché non sono domande che possono essere poste né in sede esame né in sede controesame. Secondo me sì, invece, nel senso, avvocato, lei non c'era ieri, ma la stessa discussione che abbiamo avuto l'altro ieri con l'avvocato Naso, nel senso che o c'è un accordo a produrre questi verbali. Lo so, ma ci deve essere l'accordo anche se il PM, non chiede a me, io dico, vi sto dicendo se c'è un accordo acquisitivo che ha il consenso di tutte le parti processuali, nessun problema. E allora in questo modo potete vigilare le modalità di audizione. Avvocato, se c'è un accordo da parte di tutti i difensori all'acquisizione. Dottore Luciani, io non sono corifeo di altri. Io lo sto, no, le sto chiedendo a tutti. Altri. Infatti io non sto facendo il suo portavoce, io sto dicendo. Scusi, ho già risposto io. Io ho detto se c'è un accordo delle parti, non c'è.
Del PM c'è, se delle altre parti processuali non c'è, lei deve fare delle domande. Allora, riproviamo la domanda, mi interessa che esca fuori la circostanza, però solo che è una circostanza negativa, e questo è il problema. Senta, signor Casavecchia, Andrea, a lei è stato presentato da Daggiano da solo o come parente dei Casamonica? Da solo. Cioè autonomo, lei, questo, che da solo autonomo, non si capisce. Ci siamo bene. Arrivati in altre domande, grazie. Va bene, d'accordo. Allora, chi altre domande? Chi domanda? Non so. Prego. Buongiorno, Casavecchia, sono l'avvocato Naso e difendo alcuni Casamonica. Senta. Scusi, può fare il nominativo delle persone che assiste? Avvocato, sia gentile, per il test venga incontro al suo collega. Qual è la rilevanza? No, quali sono le posizioni? Il giudice ha risposto. Vabbè, lo sappiamo, se vuole, poi io lo dico pure io. Lo so, se il collega se lo vuol sentir dire, glielo no, sentiamo. Vabbè, ma diciamo che ha ragione a sapere quali sono le posizioni. Siccome sono diverse, sono tante, non lo dice più perché normalmente, insomma, ormai si sa quali sono le posizioni. Abbiamo fatto che l'appello, era distratto. Non so se neanche c'era. Vabbè, prendere un caffè. Avvocato, scusa, avvocato, l'umorismo lo lasci fuori dall'aula, non c'è bisogno. Non c'è bisogno di fare sempre polemica. Detta Dindella. Casamonica Asia Sara. Casamonico Domenico detto Balò Balù. Casamonica Emanuele. Casamonica Enrico detto Ringo. Casamonica Enrico. Casamonica Giovannina detta Balì. Casamonica Giuseppe detto Bitalo, Casamonica Giuseppe detto Mano Monca, Casamonica Guerrino detto Chicco, Casamonica Liliana detta Stefania, Casamonica Massimiliano detto Ciufalo, Casamonico Pasquale inteso Rocchi, Casamonica Rosaria non intesa, di Filippo Silvia non intesa, di Silvio Gelsomina detta Silvana, Protani Claudia, Spada Angelo detto Banana, non so perché, Spada Domenico detto Vulcano, Spada Ottavio detto Ciccillo e poi per finire Contolli Katia. Avvocato, scusi, Casamonica Enrico, lei è un co-difensore, perché nel verbale è sempre stato dato atto soltanto dell'avvocato Daniele dell'avvocato Fiorino, eh? No, lo dico per i verbali. Dei co-difensori, ma no. Glielo dico io. No, non ha capito. Anche nell'ultimo verbale è stato indicato soltanto l'avvocato Fiorino. E l'avvocato si è menzionato come co-difensore, per caso lo è sempre stato e poi. L'è sempre stato? Nell'avviso di conclusione del decreto, nel decreto sì. è indicato. Ci sono anch'io, Daniele, dimmelo te. Dice che c'è una revoca. Come? Dice che c'è una revoca, ci dice il cancelliere. E allora? No. E allora, Enrico? Pensavo che fosse un errore nostro. Malgrado? No. Beh. Vabbè, no. Facciamo sempre questa polemica. Lei fa quella faccia sempre no, con me. Perché fa le questa volta l'avrebbe dovuta riservare ma a collega. Guardi, io no? Stavo cercando di venirle incontro, ho detto glieli dico io. Dico solo perché non facciamo sempre no, polemiche. C'è un motivo. E questa volta non è stata lei a determinare la mia polemica, ma è stato l'illustre egregio collega. Va bene, allora c'è sempre qualcuno. Va bene, prego. Difensore di Casavecchia. È così? Avvocato, io non devo interloquire con lei deve interloquire col presidente e col testo, lei sta facendo l'esame. Tu sei il difensore di Casavecchia. No, non io non devo interloquire con lei, avvocato, lei deve parlare col presidente. Avvocato, allora, è il difensore di Casavecchia? Avvocato, per favore, era venuto tanto tranquillo, stava lì seduto tranquillo, possibile, dobbiamo sempre fare queste. L'avvocato si è rivolto al tribunale chiedendo che lei dicesse chi difendeva, quindi non ha interloquito con lei. E lei che ha interloquito con lui. Quel collega che voleva sapere. Se lei ci fosse stato dall'inizio del verbale, sì, è il difensore di Casavecchia. Ok. Posso, presidente? Certo, se lei decide che finisce di colloquiare col suo collega e comincia a fare l'esame, ci fa una gentilezza. Grazie. Senta, lei ha gestito
mi pare di aver capito, un ristorante per alcuni anni. Da quando a quando? Dal 60, 69 al 2000. Dal 69? Al 2000. Al 2000. Quindi 30 anni. E poi come mai non ha... E poi sono state difficoltà economiche legate alla... al crollo di una sala banchetti che noi utilizzavamo, e sono stati messi i sigilli da parte della, dell'autorità comunale, e siamo andati in difficoltà, e mio padre ha deciso di vendere, è stato tutto mio padre, ha deciso di vendere. Senta, poi lei ha detto anche che è stato, non so se lo è ancora, assuntore di sostanze stupefacenti. Non lo sono ancora, ma lo sono stato. Per quanto tempo? Per tanti anni, dall'86, 87 al 2017. Ah, quindi da poco si è affrancato. E ha detto che tra gli altri i suoi fornitori di sostanza stupefacente sono stati taluni dei Casamonica dei quali abbiamo discusso. Anche. Adesso io concentrerei la sua attenzione su Casamonica Domenico. Da quando a quando Casamonica Domenico è stato il suo fornitore di sostanza stupefacente? Dal 2006 fino al 2017. Dal 2006 al 2017. Sì. Questo lo ricorda con precisione. Sì, sì. Con che cadenza lei si rivolgeva? Ma ogni due giorni almeno. Come? Ogni due giorni almeno. Ogni due giorni. E che quantità di sostanza stupefacente? Ma ai primi tempi c'avevo ancora qualche soldo, anche 80 euro per volta, doveva essere più o meno un grammo. Ed era ultimamente anche i 30 euro. Quindi in questi termini, dandoci la risposta dal 2005 al 2017, corregge un'affermazione che ha fatto nell'interrogatorio del 15 luglio 2019, in cui appunto alla stessa domanda formulatale dal pubblico ministero risponde: negli ultimi 10 anni ho acquistato sostanza stupefacente da Casamonica Domenico con una certa regolarità. Senti, io non rilevo nessuna difformità negli ultimi 10 anni. No, perché si evince tranquillamente agli interrogatori di Casamonica. 2017 saranno 11. Esatto. Sono 11. Qual è la difformità? Che sono nel più 2019. Anni? Nel 2019. Sì. Il 15 luglio sì. del 2019. Ah, ah. Quando si dice negli ultimi 10 anni, forse si riferisce. Sì. Va bene, cioè, questa è la contestazione, è ammissibile perfettamente. Prego. Quindi questa volta è una contestazione. E questa è una contestazione, certo. Vedi che ho imparato alla fine. Mi permetto di dire che non c'è nessuna difformità, Presidente, perché dal contenuto dei verbali di interrogatorio di Casavecchia si evince in maniera chiara che il Casavecchia non ha più avuto rapporti, ovviamente, da dopo l'arresto, dal momento in cui rende dichiarazioni. L'arresto è del 2017, quindi negli ultimi 10 anni... No, pensiero. Non sto leggendo sì, nel pensiero, avvocato. Io sto soltanto... Avvocato, sta facendo pure una posizione. Sto soltanto sottolineando... La modalità della contestazione. Esattamente, sto soltanto sottolineando quello che chiaramente si evince dai verbali, quindi torno a dirla, per il pubblico ministero non c'è nessuna difformità tra la dichiarazione che rende oggi e la dichiarazione che rende inizio dell'interrogatorio. Vabbè, può proseguire, prego. Allora faccio una domanda più precisa. Lei ha acquistato sostanza stupefacente da Casamonica Domenico dal 2005-2006 al 2017? O dal 2009 al 2019, per come si ricaverebbe dall'affermazione fatta fino al 2017, che dopo è stato arrestato e non c'è più avuto rapporti. Perfetto. Questa regolarità lei dice ogni due giorni? Sì, più o meno due o tre giorni. Questo nell'arco? Nell'arco dell'anno. Nell'arco? Dell'anno. E con riferimento a tutto il periodo? Sì, più o meno. Più o meno è così. Lei se lo ricorda con precisione? Sì, me lo ricordo. Se lo ricorda con precisione.
Quindi ha conosciuto Domenico nel 2005-2006? Più o meno. Chi glielo ha presentato? Veniva a mangiare al ristorante da me, prima. Veniva a mangiare nel ristorante da lei, ma sì. Poco fa ha detto che il ristorante lo ha fino al 2000, l'ho conosciuto lì, nel 2005, nel 96-97. Ah, quindi lo conosce? Sì, ma non ci andavo, non me la vendeva prima, c'erano altri fornitori. E come ha saputo che lui vendeva? Lo sapevano tutti. Lo sapevano gli assuntori lo sapevano tutti. Ok. Senta, come è venuta fuori la questione della sua collaborazione? Io l'ho andata a chiedere io personalmente. Cioè? Che se avevo grosse difficoltà economiche, gli ho chiesto anche se c'era da fare qualche cosa che non era molto legale, io mi sarei adattato pur di ripagare qualche soldo per poter tirare avanti, visto che la pensione me l'hanno rifiutata per 2 anni di seguito, sono stato 2 anni senza neanche i soldi di papà, insomma, fino a che la pensione di papà. E allora gli ho chiesto se poteva farmi fare qualche cosa e lui mi ha detto che posso fare la retta. Di qualsiasi cosa mi dia la possibilità di guadagnare qualche soldo. Senta, ma lei l'aveva fatto anche per altre persone? No, la prima volta in vita mia che faccio una cosa del genere. E come mai si è rivolto a Domenico anziché? Pensavo che ce l'aveva, qualcuno doveva far reggere, loro in casa non la tenevano, qualcuno che faceva quell'operazione, quel lavoro lì, ce l'avranno anche avuto. Ma questo non era un problema suo, quindi... No, non è un problema, io gli ho chiesto per il mio interesse personale, non è per l'interesse degli altri. Quindi lei si era offerto anche di spacciarla, per esempio? No, di spacciarla no, io soltanto, infatti mi hanno detto, ma che stava a fare a vendere? Dico no, a vendere no, dico, però se c'è da fare un lavoro diverso, tipo la renta, che è uguale a un reato, però spacciare no, mai. Non ho mai chiesto, non manca neanche se ho consentito di farlo. Ma lei fino all'epoca aveva mai avuto a che fare con la giustizia? No, diciamo di no. Diciamo di no. Diciamo di no. E che vuol dire? Sono io, ero censurato prima. Che però non è una risposta completa. Si può essere incensurati ma avere avuto a che fare con la giustizia. C'è stato un'accusa nell'85 per la droga, ma sono stato assolto con formula piena perché non c'entravo niente. E questo lo sapeva Casamonica, Domenico? No, non lo so. Non lo sa. So. Ne avete mai parlato insieme? No. Non ne avete mai parlato. Senta, lei sa che Domenico Casamonica era stato anche arrestato? Quando? No, intanto se è stato in generale, arrestato. No, perché forse è stato arrestato poi più volte. Certo, lo sapevo. Lo sa che è stato arrestato? Sì. E le domando, sa anche quando? Io so che sei da quando abbiamo interrotto il nostro rapporto di collaborazione, verso la fine di novembre del 2016. Dalla fine di novembre del 2016, prima non le risulta che sia stato arrestato? Non lo so, non glielo ho mai chiesto, non è una cosa che non la so. Probabilmente sì, che ne so, però non è che glielo ho chiesto. No, io le domando. Le risulta o non le risulta? Non è una cosa che... No, non mi risulta. Non è una cosa della no, quale assolutamente. Avete mai parlato? Senta, se le dicessi... Ecco qua. Ecco, lei prima di questo arresto al quale fa riferimento ora... Questo che le consta. Di Casamonica? Di Casamonica Domenico. Sì. Quanto tempo, per che periodo si è rifornito da Casamonica Domenico? Ho detto 10 anni, fino al 2010, fino a quando è stato arrestato. Per 10 anni sistematicamente? Sì, ogni due giorni, sì.
Ogni 2-3 giorni? Sì, 4, sono saltuariamente, ma ci andavo in continuazione. Appunto, perché ci risulta che Casa Monica Domenico dal 2008 al 2015 sia stato ininterrottamente detenuto. È stato un periodo che non ci sono andato. Ma stiamo parlando di 7 anni. Ho capito, ma sicuro che a me non mi risulta. A lei non le risulta, no. E questo ce ne siamo resi conto. Ma invece... Però, non lo so, c'è una produzione, qualcosa... Ci sarà una produzione, Presidente. Però, se la dice... Ci sono le situazioni, le posizioni giuridiche nel fascicolo del pubblico ministero, quindi... Quando il pubblico ministero ritiene di dovermi smentire, le posizioni giuridiche, mi smentisce. Posizioni giusto? Giuridiche? Che intende? Il fascicolo delle misure sono nel tribunale, non sono in udienza. Come dice? Le intende i fascicoli rossi? Quelli sono, non sono più... Nel senso che se viene dato come un fatto certo... Vi invito sempre a produrlo nella contestualità. Da novembre 2008 a maggio 2015 Domenico Casamonica è stato ristretto nella casa circondariale di Civitavecchia. Se il pubblico ministero rileva che io sto dicendo una cosa inesatta, mi smentirà e io farò una brutta figura davanti al collegio e davanti al collegio. No, ma diciamo non tiene conto questa situazione di possibili ulteriori provvedimenti che prevedano permessi, arresti domiciliari, cose. Quindi avvocato, no, ma non sono io che devo smentire, lei introduce una circostanza a processo, la deve introdurre, motivare e documentare, non sono io che devo smentire lei. Se lei comprova, se lei, ma quale cortina fumosa? Le risulta il test che mi può smentire, perché dice non è vero. Infatti, perché io dal 2008 al 2015 ogni due giorni con calma intanto, senza non urlare. Riesco a stare calmo, no, quando vedo che c'è sempre lo stesso copione. No, ma il punto è che se lei introduce un fatto come certo, lei lo sta introducendo come un fatto certo. E quindi, non lo devo documentare in questo momento. Beh sì, perché fa la domanda al test e lo dà per vero. Se poi non è vero sarà smentito. No, avvocato, ma se non è vero è lesiva la domanda. No, però nel... No, il punto fo... Avvocato. Qua. Ma quando noi il giorno prima di un esame ci mettiamo in studio a studiare, perché a volte abbiamo anche, come tutti voi, un giorno solo e ricaviamo certe circostanze che vogliamo documentare, a parte il fatto che non veniamo qui a dire cose false a un tribunale, non ci permetteremo mai. Ci potremmo sbagliare, ma quando noi avvocati chiamiamo le case circondariali abbiamo bisogno, ci chiedono autorizzazioni, cose scritte, pecche, e a volte ci rispondono dopo mesi. Però, quindi assumiamo questo allora, adesso dato. Prescindiamo da questo caso specifico, no? No, beh, vogliamo andare sul caso specifico. Le dichiarazioni di Casavecchia penso che fossero nei verbali a voi conosciuti da tempo. Sì, quindi che lui studiamo tutte mesi però prima, non parlare contemporaneamente, se no non viene registrato. Non è vero, noi non facciamo solo questo processo. Sì, assolutamente, facciamo molto questo processo e facciamo tutti quanti gli altri nei limiti delle possibilità delle altre udienze con un doppio aggravio, quindi non è che facciamo solo questo processo. Sì, ma se dovessimo fare un esame e un'analisi approfondita però, di ogni singola sita, avvocato, noi lavoreremmo solo per avvocato, questo. Però il punto è un altro, la domanda è ammissibile, però introdurre come un dato certo un fatto che non è documentato generalmente non si fa, perché se non si dà al test una indicazione che non è documentata, non è ci provata. Risolviamo. Perché mentre gli atti la verità però, dirà sempre la stessa cosa. Ma che c'entra questo? A prescindere non deve da quello essere... che dirò io che non dico la verità. No, avvocato, non è questo il punto, non è se dice o non dice la verità. Se le domande fatte dalla sua controparte sono fatte sugli atti processuali che sono contenuti nel fascicolo delle indagini a voi noto, viceversa
quello che dice la difesa non sempre è noto, quindi se non è noto va documentato, perché altrimenti come si fa a sapere, sì, se questa cosa che lei dice, con tutto il rispetto per lei, non in c'è in questo momento. Ah, io penso invece di sì, smentito a posteriori. No, penso invece di sì, perché il test può essere posto in confusione. Io devo evitare che il test possa fornire risposte non veritiere, quindi lei dovrebbe documentarla questa circostanza. Adesso lui ha dato, la documenterò, certo. Vabbè, guardi, andiamo avanti. Tanto la risposta del test l'ha già avuta. Il test le ha detto che secondo lui non gli è stato noto che sia stato assente per tutto questo tempo. Poi lei dovrà documentare questa circostanza. Lo facciamo dichiarare dall'imputato? L'imputato può fare una dichiarazione spontanea. Adesso stiamo facendo l'esame, lo farà eventualmente alla fine, come abbiamo sempre fatto. Abbiamo detto che non posso interrompere l'esame. Se deve interloquire sul punto, ma non è che deve si assumerà la responsabilità. Lei gli di sta dire chiedendo di fare una spontanea dichiarazione? Eventualmente. Io ho sempre detto che lo fa alla fine. Tanto lei ormai la risposta l'ha avuta, basta, il testo gli darà la sua risposta. Se lei avrà ragione, vuol dire che avrà detto una cosa oppure non ha colto questa persistente assenza. Questa potrà essere. Alla fine si ricordi, se lui vorrà, il suo imputato farà la dichiarazione spontanea. Io devo mettere il tribunale nelle condizioni di valutare se il test che dice che ogni due giorni. E per questo deve documentarlo, no? Ecco, diciamo. Ma se glielo documento successivamente, il tribunale sarà sempre nelle condizioni, sì, al momento di prendere le decisioni. È il punto, avvocato, il punto, ascolti, è di dire un fatto certo che non è a conoscenza di tutte le parti. Il processo è di discovery per tutte le parti. Non solo per la parte pubblica, anche per la parte privata. Sì, sì. Eh no, tanto è vero, però avvocato, voi gli atti li conoscete da tempo. Comunque, la sua posizione, scusate però, andiamo avanti, perché mi pare che su questo tutti si sono potuti esprimere. Vada pure avanti e prosegua. Ne possono essere accese meno 4, ne è acceso un altro, ecco perché. Adesso l'ho spento, dovrebbe funzionare. Ma no, la gente risolta, se l'aria non è che è sempre necessariamente risolta. Vabbè, comunque, poi il certificato penale, vedremo il certificato penale. Allora lei quindi conferma quello che ha detto prima, vabbè. Io a mio ricordo sì, ricordo, può sì essere che devo dire, c'erano dei periodi che sapevo che non c'era, a me mi rivolgeva a qualcun altro, però più o meno è come ho detto sì io. Senta, le risulta che il Casamonica Domenico, per quel che risulta a lei, oltre che in carcere, abbia avuto altre forme di restrizione della propria libertà diversa dal carcere? Sì, so che stava in una casa famiglia in Abruzzo, che penso anche altre volte, ma non lo so con certezza. Una casa famiglia in Abruzzo, quella che lei chiama una casa famiglia in Abruzzo, per esempio a Vasto? Mi sembra che sia a Vasto, quello che è successo. Lei come lo ha saputo? Da chi lo ha saputo? Non ricordo, qualcuno della famiglia, proprio, da qualcuno della famiglia. Dalla famiglia è sicuro? Qualcuno della famiglia, sono sicuro, non posso essere sicuro, sono cose che allora, fanno troppo indietro nel passato, ormai posso ricordare tutto, avvocato. Sì, provi a sforzarsi a concentrare la memoria su questo aspetto. Non me lo ricordo, so che l'ho saputo che stava a Vasto, me l'ha detto lui stesso quando è capitato che è venuto a Roma, che non è che ci aveva i permessi, non lo so. Senta, potrebbe averlo saputo nel corso di un interrogatorio dalle interlocuzioni? No, assolutamente no. Esclude? Sì, lo escludo. Allora, le devo dire che sempre il 15 luglio 2019, sì, davanti ai pubblici ministeri Luciani e Musarò, leggo quello che prego, proceda pure. L'ufficio contesta a Casavecchia Fabio Massimo che Casamonica Domenico, dal 7 novembre 2016 al 20 aprile 2017, è stato sottoposto alla misura cautelare presso la casa di lavoro di Vasto. Se lo ricorda questa interlocuzione dei pubblici ministeri, sì, che le hanno detto questo? Sì, sì. Adesso che le ho letto questo. No, l'ho saputo dalla famiglia prima io però. Lei lo sapeva? Sì, sì, prima, lo sapevo. Però non se lo ricordava, perché probabilmente in quel momento non me lo ricordavo, ma sono sicuro che l'ho saputo dalla famiglia o da lui stesso.
Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Le risulta che sia stato agli arresti domiciliari per un certo periodo di tempo? Sì. Dove? A quella casa lì sulla Ragnina. Sulla... E le risulta che sia stato per un certo periodo di tempo in comunità? No, questo non lo sapevo. Comunità terapeutica? Sì, no, non lo sapevo. Questo non lo sapevo? Non lo sapevo. Ok. Comunità no. Senta, ma lei si riforniva da Domenico anche quando era agli arresti domiciliari? No. No. Ovviamente non quando era in carcere. Ovviamente? Non quando era in carcere. Beh, ovviamente no. È mai stato a Vasto per... No, signora. No. Ho detto delle volte me la portava Silvia, la di Filippo. La cocaina lì all'Acqua Egeria. Sì, va bene. Senta una cosa, l'ultima volta quindi che è stato arrestato, secondo la sua memoria, Casamonica Domenico, quando è stato? A fine novembre. Novembre? 2016. Novembre 2016. Se vogliamo parlare, vogliamo chiamare l'arresto, per me è l'arresto. Certo. Perché? Che cos'era se non? Era una casa lavoro, potrebbe che sia un altro vocabolo per indicarla. Vabbè, ma la casa lavoro sì. È comunque una restrizione della certo. Libertà personale, perché si è costretto certo, a stare... Avvocato. D'accordo. Quindi lei dopo quella vicenda non lo ha più visto? Sì, l'ho vista a casa sua a via Ragnina, un giorno che sono andato a chiedergli se mi doveva dare qualche soldo, che stavo senza soldo. Dopo il mio arresto, lui era ai domiciliari a quella casa lì, e solo l'ho visto una volta. Una volta? Sì. Senta, io torno sulla questione quando hanno arrestato Casamonica Domenico, lei avrebbe avuto ancora con sé della sostanza che era riconducibile a lui. Sì. E perché non l'ha restituita alla sua compagna? Perché non avevo rapporti di questo genere con la compagna io. Non aveva c'era soltanto con i fratelli, con lui e poi dopo con i fratelli. Non mi è sembrato il caso di consegnare alla compagna. Quindi alla compagna queste cose non le trattava con la Silvia De Filippo? No. Ma Casamonica Domenico le aveva fatto giungere qualche messaggio, qualche indicazione, qualche... No. E non ha mandato nessuno... Come era venuto il fratello a prenderla, quella che era rimasta? È venuto il fratello Rocchi a prenderla. Quindi, rispetto a quello che le ha contestato anche il pubblico ministero stamattina, lei conferma che è stato Rocchi a venire da lei sì, e non sì. Lei da Rocchi? No, io sono da Rocchi, gliel'ho detto. Poi, in secondo momento, è venuto lui sotto casa di mio padre a prenderla. Ma questo Rocchi come ha saputo? Lo sapeva di suo? Certo che lo sapeva di suo, penso che lo sapevano da tre fratelli come funzionava la pratica. Quindi Rocchi è venuto da lei e gli ha detto so che c'hai della droga. No, però, no, però sono andato io da lui. Come? Non ha detto questa. Sono andato io da Rocchi e gli ho detto quella cosa che mi è rimasta, che ci devo fare, sono io a prenderla. E Rocchi, rispetto a questa notizia, si è mostrato consapevole che lei svolgesse quella funzione? Sì, che era consapevole. Era consapevole? Sì. E gli ha detto portala a me? No, vengo io a prenderla. Me la vengo a prendere, va bene. L'è venuto a prendere lui? Lui personalmente. Per tutte in una volta? Sì. Erano rimasti due o tre, tutte in una volta. Tutte in una volta. Questo sì. Ce lo ricorda con precisione. Sempre in questo interrogatorio del 17 luglio. 15 luglio 2019, lei ha un ricordo diverso su questo.
Grazie. Rocky sapeva che io facevo la retta per Domenico e mi ha detto che avrei dovuto continuare a fare la retta per lui. Nei giorni successivi io ho consegnato. Deve opporsi? Vado avanti, avvocato, finché non c'è l'opposizione. Io ho consegnato a Rocky la sostanza stupefacente che detenevo. Grammi 300 una volta è venuto a ritirarla a casa mia. E grammi 200 in due diverse circostanze. Sbagliato. In queste ultime due occasioni mi sono recato io presso un'abitazione nella disponibilità di Rocky. A prenderla? No, a portarla. Si trattava di una casa situata nei pressi dell'ufficio di collocamento in zona Cinecittà. La casa si trova al primo piano, bla bla bla. No, sbagliato, ho detto, sono stato frainteso. Io Rocky fu a prendere a casa mia e le volte successive sono andato io a prendere quella nuova da lui. Quindi in una sola occasione lei ha restituito? A Rocky ha restituito una sola occasione. Quindi corregge quello che ha detto. Certo, è stato inesatto qui. Evidentemente sì. Le ho letto. Senta, la stessa situazione si è creata poi anche per Rocky quando Rocky è stato arrestato. Certo. Perché anche in occasione dell'arresto di Rocky lei era... C'aveva una rimanenza. Una rimanenza, sì. E come si sono svolti i fatti? Nella stessa maniera in cui si erano svolti... Sono andato a casa di Massimiliano, gli ho detto come stavano le cose... Lui mi ha detto di portargliela lì a casa sua al vicolo e poi mi ha detto poi vedremo per il seguito se possiamo continuare a avere lo stesso tipo di rapporto. E lei ha continuato questo rapporto? Sì, dopo una 15-20 giorni me l'ha ridata un'altra volta. Senta, lei notò delle differenze nel confezionamento della sostanza? Certo, le altre prime erano sotto vuoto. E quella che mi dava invece Massimiliano Casamonica erano fatti un involucro informati da carta quella trasparente, la pellicola e carta stagnola. Il che rendeva possibile sottrarre... Sì, ma non è stata fatta una cosa, se era possibile farla loro, cioè, mi è venuto in mente all'ultimo mi è venuto in mente. Prima sì, non... questo ho capito, dico, ma se lei avesse voluto sottrarre... Sì, la potevo sottrarre. Ai precedenti, quando è conservata sotto vuoto, non è possibile sottrarre. Io, se non c'era una macchinetta adatta per poterlo fare, non credo si possa fare. Perché lei dice spaccando il pacco... Prende aria, cioè io non l'ho fatto. Lei non l'ha fatto? Non l'ho fatto. Quindi lo ha fatto solo, diciamo, tra virgolette, in danno di Massimiliano. Sì, all'ultimo. In danno di Domenico e di... No, di Rocky no. E di Rocky no. Senta, quando è morto suo papà? Prego. Scusi. No, anche lì. Lei si è trovato di fronte al problema di affrontare le spese del funerale. E le ha risolto il problema rivolgendosi a Massimiliano. Sì, un po' a Massimiliano, un po' a altri amici che mi hanno fatto. Massimiliano le ha dato quanto? 1500 euro. 1500 euro. E la imputate a quello che gli avrebbe dovuto dare per la retta? Così abbiamo fatto. Così avete fatto? Ma diciamo 1500 euro coprono tre mesi? Sì, sì, poi pensare 60 euro anche ogni volta che andava a consegnarla, per cui un po' glielo ho dati perché l'ho rimediati, era un migliaio di euro glielo ho dati con le consegne della roba. Ah, quindi meno di... Sì, però io gli dai tutti i soldi. Sì, sì, ma...
un'altra cosa. Lei quanto è stato detenuto? Una settimana. Una settimana? E poi quel processo si è già risolto? Ma del mio arresto del 2017? Sì. Non sono stato detenuto. Lei è stato arrestato a giugno del 2017? Il 24 giugno del 2017. Non sono andato in carcere. Ah, è stato liberato in udienza? No, sono stato, no, mi hanno portato a fare la causa per direttissima il giorno dopo. E insieme all'avvocato siamo riusciti a concordare un aiuto che io potevo dare al tribunale, e sono stato condannato a un anno e 9 mesi con la condizionale. E come si è sostanziato questo aiuto che lei poteva dare? Mo che da avvocato. Nel senso che non so che sistema è stato adottato. Ma l'aiuto lo deve aver dato lei. L'aiuto? Dicendo e raccontando la verità, raccontando che era la roba mia che faceva la letta per Massimiliano Casamonica e compagnia bella. Ho capito. E quindi perché mi ha detto di chiedere al suo avvocato? Perché c'è qualcosa tecnicamente che io non so rispondere, posso rispondere lui. Vabbè, non credo che si potrà essere oggetto, poi magari sarà documentato anche questo. Sai, io sono limitato, tardo, quindi di fronte alla cosa lo chiedo al mio avvocato come posso aver... Si riferiva agli aspetti tecnici, penso, giuridici della questione. Ecco, vedi, non l'avevo capito, adesso che lei me lo ha spiegato... Mi sembrava evidente comunque, prego. È evidente per lei, Presidente, che è perspicace. Io non sono perspicace e ho bisogno di qualcuno che me lo spieghi. Me lo ha spiegato lei, io le sono grato. Prosegua, avvocato. Quindi, di come avviene questo aiuto attraverso l'avvocato. Senta, quindi lei all'epoca ancora, quindi siamo a giugno 2017, faceva uso di sostanza stupefacente da 40 anni? Sì. E ora non ne fa più uso? No, sono 3 anni. Sono 3 anni che non ne faccio più uso. Ha interrotto così drasticamente dalla sera alla mattina? Sì, mica un amico eroina. No, dico, apprezzato. Sicuro che non ne fa più uso? Sicuro, io sicuro. Lei, se anche lei. No, io vabbè. No. Io criminalizzerei il fumo di sigarette, si figuri un po' la droga. Andiamo. Allora. Sì, criminalizzerei il fumo di sigarette. Mi vado per direttissimo domani. Pazienza, sarebbe una vittima per la salute pubblica. Per coronavirus. L'unica volta che ho minacciato i miei figli di spezzargli le gambe è quando ho detto: se vi vedo con una sigaretta in bocca vi spezzo le gambe, poi chiamate pure il telefono azzurro, non me ne frega niente. Va bene, io credo di aver finito. Beh, ci sono altre domande? Grazie. Prego. Sì, grazie. Buongiorno, sono l'avvocato Ippolito. Buonasera, avvocato. Buonasera. No, proprio riagganciandomi a questo ultimo tema del suo... patteggiamento grazie all'aiuto che ha dato al tribunale, quindi è un aiuto che le ha consentito di concludere la vicenda con una sentenza di patteggiamento, ho capito bene? Non so se è un patteggiamento. Vabbè, ha detto che è stato condannato a una pena di un anno e nove mesi. E lei ha fornito degli elementi utili al tribunale in merito a quella sostanza che è stata trovata. Sì, ecco, e allora le chiedo, poi però ha continuato a fornire un contributo, anche se la sua posizione ormai no, è definita. No, fino a quando mi hanno arrestato a maggio del 2019, no, è finita lì. Ma lei, scusi, non si è presentato il 2 giorni dopo la udienza in direttissima? Ma dopo dove? Ai carabinieri della compagnia Roma Casilina per firmare? Per? Non lo so, guardi, io davanti a me un verbale di dichiarazioni spontanee. Ma quella è prima del tribunale del processo. Sono andato lì, ho fatto la dichiarazione prima del processo. Sì, signora. Sentito di prima del processo di concludere con il patteggiamento. Sì, signora.
Ma di quando è questa sentenza di patteggiamento? Di che periodo è? Sarà agosto 2017. Agosto forse? Agosto, perché... settembre, non me lo ricordo, avvocato, mi scusi. Settembre 2017. Sì, mi sembra. Ma lei si è, come mai si è presentato proprio presso i carabinieri di Roma Casilina? Erano quelli che mi hanno arrestato. Erano quelli che l'avevano, sì, arrestato? Sì, signora. Quindi è stata una presentazione spontanea la sua? Sì. Senta, questa decisione è maturata, diciamo, solo lo dico tra virgolette, poi le chiedo, anzi gliela pongo così, c'erano altre ragioni che l'hanno spinta a voler, io dico, collaborare? No. Ci intendiamo su quello che... No. No? No, signora, no, avvocato. Lei non aveva alcun tipo di, chiamiamolo, risentimento nei confronti di alcuni dei componenti della famiglia Casamonica? Sì, perché loro mi hanno messo in mezzo a un guaio che non immaginavo. Io sono stato la prima persona a averlo deciso, ma loro di conseguenza non avrebbero potuto neanche accettare la mia proposta. Beh, comunque però... non è per il sentimento che l'ho fatto per sistemare le cose nel miglior modo possibile. Ma l'hanno messo in mezzo a un guaio, però quando lei si è rivolto... Io ho detto la colpa che è stata la mia prima persona che sono andato a chiedere, infatti. Ma prima di andare da loro a chiedere se poteva fare un lavoro anche illecito, lei ha fatto altri tentativi? No, signora, di trovare un'attività lavorativa? Quello che ho provato in tutte le maniere, ho detto che mi sostenevo andare a raccogliere qui 13 ore giornalmente, per cui ho cercato di fare di tutto e di più. E che tentativi ha fatto, a parte questo che mi ha detto adesso? Che dove, fine? Dove è andato a cercare una possibile attività lavorativa? Chi dappertutto, si è nei ristoranti, come extra, un po' dappertutto, dove potevo sono andato, dove conoscevo sono andato, solo che a 65 anni di età, prima che ti assumano non è una cosa facile. Le ho chiesto questo perché nell'interrogatorio del 17 luglio 2017, da lei reso dinanzi alla Procura della Repubblica, lei dice che dopo il suo arresto con Casamonica non ho avuto più rapporti, poiché ho chiesto a Casamonica Massimiliano i soldi per pagare l'avvocato e mi ha risposto che potevo morire. Allora, sapevano che avevo collaborato. Parlate contemporaneamente, faccia fare la domanda e poi risponde. Faccia fare la domanda. Ho chiesto se per questo, se magari ci sia stata qualche ragione di, io lo chiamo, risentimento nei confronti di Casamonica Massimiliano. No, non c'è stato nessun tipo di. Immaginavo, però da Domenico a chiedergli dei soldi mi ha dato la mano lui, mi ha dato 120 euro quando stavo agli arresti domiciliari. Però per il funerale gliel'avevano dati. Quelli me la pagare, ma ancora domaggio era ancora in piena collaborazione, certo. Ma scusi, però da quello che dichiara qui sembrerebbe quasi che se invece gliel'avessero dati i soldi avrebbe mantenuto i rapporti. No, qui c'è opposizione, Presidente. Qual è la contestazione, avvocato? Sul sembrerebbe quello che... La ragione dell'interruzione dei rapporti con i Casamonica al fatto che Massimiliano non avrebbe dato... Però faccia la contestazione, perché io questo passaggio... L'ho letto adesso, glielo rileggo. Perché non ha avuto più rapporti. La domanda risponde, poi qui le domande non sono mai inserite, quindi non so cosa gli sia stato chiesto. A domanda risponde, dopo il mio arresto con i Casamonica, quindi i Casamonica... Sì. Non ho avuto più rapporti perché ho chiesto a Casamonica Massimiliano i soldi per pagare l'avvocato e mi ha risposto che potevo morire. Allora verrebbe da pensare che se invece questi soldi fossero stati dati i rapporti sarebbero continuati, perché è proprio lui che attribuisce a... Facciamo una domanda. E questa era la domanda, sì. La domanda sostanzialmente sì. Sarebbe finito ugualmente, perché poi sapevo che... La domanda è questa, penso, se ho ben intuito. Se Casamonica Massimiliano le avesse dato i soldi per pagare l'avvocato, insomma, per sostenere le spese, lei avrebbe continuato la sua collaborazione con loro? Questa è la domanda che voleva fare? No, l'avvocato no.
Qui aveva fatto questa dichiarazione. Comunque no, sarebbero continuati. La dichiarazione l'ha letta, quindi possiamo valutarla. Altre domande? No. Vediamo, ci sono altre posizioni. Prego, Avvocato Colemme. Avvocato Colemme. Avvocato Colemme. Volevi continuare? Non l'avevo vista, Avvocato. Se vai, vuole cominciare lei. Sì, vai. No. Vai. Prego. Buongiorno. Buongiorno Casavecchia, sono l'Avvocato Marco Di Michele per la posizione di Pasquale Casamonica e... Pasquale Casamonica. Si paura. Sì. Proseguo, insomma... Beh, in questo momento perché focalizzo l'attenzione appunto proprio sull'imputato Casamonica Pasquale, detto Rocky, e nel contesto generale, da un lato anche quello che le ha determinato a fare ulteriori dichiarazioni. Non ho capito una parola, mi scusi, non la sento. Lei è stato attinto da misura cautelare nel 2019? Sì. Risponda al microfono, signor Casavecchia, al microfono per favore, se no. Quanto non c'è stato in carcere? Una settimana. E perché è uscito? E perché? Cosa è successo dopo una settimana? Ho parlato con il GIP che mi ha interrogato, ho detto come stavano le cose, ho visto che era l'inizio dello stesso procedimento per cui ero stato già condannato nel 2017 e che se non mi ha fatto andare a casa. Quindi praticamente nella misura è andato in carcere per la detenzione che aveva già, per la quale ha già subito il processo nel 2017. Per la detenzione? Della droga di un etto e otto di cocaina? Non ho capito. Non l'ho capito, avvocato, mi scusi. È stato arrestato per lo stesso fatto? Sì, per lo stesso fatto, la stessa storia. Per questi motivi è stato scarcerato? Non lo so, io lo chiedo al GIP. E per quale motivo poi rettifica le dichiarazioni che aveva fatto nel procedimento del 2017? In merito di che cosa? Però che cosa fa? Per quale motivo amplia le proprie dichiarazioni attingendo? Perché mi è sembrato che era giunto il momento di raccontare come stavano le cose tutte dall'inizio alla fine e non soffermarmi soltanto all'ultimo episodio con Massimiliano Casamonica. E per quale motivo non lo ha raccontato prima? Perché cercavo di fare il meno danno possibile, nelle fattispecie che quando mi hanno sequestrato la cocaina e mi hanno arrestato e pensavo che pensavo fosse sufficiente per chiudere la questione, non pensavo che ci fosse sotto già indagini molto più profonde che poi avrei dovuto fare la confessione anche degli altri due fratelli. Quindi si è trovato costretto fondamentalmente? Non costretto, è stato sempre utile fare questo in questo modo. Perché dice unica strada? Perché? Ha appena detto, era l'unica maniera. Non l'ha detto. No. Mi è sembrato utile, ha detto. Mi è sembrato utile. Ho capito unico. Mi è sembrato utile. Ok. Utile ai fini di che cosa? Utile ai fini di che cosa? A fine di uscire dal carcere, per sistemare questo dramma che ho combinato. Ho capito. Poi, per quanto riguarda invece Pasquale Casamonica, io sempre torno sull'argomento. Pasquale Rocchi. Vorrei che lei mi chiarisse meglio il motivo per il quale nelle dichiarazioni spontanee del 2017, successivamente alle ulteriori dichiarazioni... Faccio la domanda, avvocato. Fondamentalmente dice di non conoscerlo, o di conoscerlo... Ma non è vero, scusi, faccio la domanda, perché se no ci avventuriamo in dichiarazioni che... facciamo la domanda, perché se no mi costringe a intervenire. Avvocato, è proprio mistero, per favore. Allora... le diamo il tempo, se non ce l'ha sotto mano, di trovarlo, non si preoccupi, però è importante che faccia la domanda e poi faccia la contestazione laddove la domanda che le fa e che le risposta che le dà non è conforme, non è coerente.
Allora, siamo nelle dichiarazioni spontanee. Oh, faccio una domanda però. No, vorrei direttamente subito la contestazione sulla scorta della conoscenza così dettagliata che oggi ha illustrato il testimone nei confronti di Pasquale Casamonica e chiederle il motivo per il quale nelle dichiarazioni spontanee del 7 luglio 2017, mi sbaglio con la data, dottore? 28 giugno, sono 28 spontaneo. Giugno, scusi, sì, quello è il timbro vostro di ricezione. Dove siamo? Oltre a Massimiliano, comunque conosco anche altri appartenenti della famiglia Casamonica, tra cui i fratelli di costui che sono Peppe, Domenico e Enrico, e il più piccolo di cui non ricordo il nome. In un altro passo, dov'è che dice che non acquistava perché era il più piccolo? Esclude di acquistarla da Rocky in quanto lo vedeva sempre essere il più piccolo. Dopo l'arresto del 2019 invece dice che ha addirittura fatto la retta per lui, oltre a acquistare per lui sostanza stupefacente. Vorrei capire il motivo per il quale oggi viene a dirci queste cose, quanto avrebbe potuto dirle. Glielo facciamo ridire, però ha già risposto anche una volta al PM e una volta all'avvocato Naso. All'epoca le chiesero ulteriori rapporti, andarono a fondo anche su altre persone quando la interrogarono. C'era con me. Guardi, allora ascolti, il difensore le sta dicendo, quando lei è stato arrestato nel 2017... E ha fatto delle dichiarazioni spontanee alla compagnia Casilina, l'ha detto un attimo fa, no? Che si è presentato per mettere a posto la questione. L'ha detto lei un attimo fa che in quella circostanza, nel primo suo arresto, parlò soltanto di Massimiliano, l'ha detto due volte, sia al PM che all'avvocato Naso. Le sta nuovamente chiedendo il difensore per quale motivo fin dall'arresto del 2017 non ha raccontato che aveva fatto la retta anche per Pasquale? L'ho spiegato prima perché non avevo intenzione di coinvolgere altre persone, se era possibile non farlo. Tutto qua. Va bene, un'altra ulteriore precisazione. Ringrazio l'avvocato. Vorrei tornare sull'argomento del fatto che le hanno trovato a casa a seguito della perquisizione il bilancino. Parliamo quindi di giugno 2017, giusto? Sì. Che cosa ci faceva con quel bilancino? Lo ha detto, ma vorrei iniziare. Me l'ho fatto prestare perché non è che ero presente alla confezione dei pacchi. Allora non ero presente mentre li confezionavano e li pesavano. Me li portavo, per almeno quello li portavo a casa, li pesavo per vedere se c'erano sbagli sulla cosa che abbiamo da conservare o meno. E questo avveniva nei confronti di tutte le rette che ha fatto? Non ho capito. Avveniva questo durante tutte le rette? Sì, a occhio un paio li pesavo, due o tre li pesavo, oppure non li pesavo tutti, però quando vedevo c'erano tre o quattro che si riferivano alla quantità di che mi era stato dato. E faceva così sia con Domenico, con Pasquale e poi con Massimiliano? Sì. Perché la domanda a questo punto mi sorge spontanea, se come lei ha riferito le veniva consegnato un involucro sotto vuoto, lei come faceva a calcolarne l'effettivo ammontare? Calcolavo quanto pesava una bustina delle plastiche e le prendevo dal supermercato, se la mettevo sopra era uguale e calcolavo quanto era, non è che ci vuole, bisogna essere leggeri. Pesavano quelle plastiche sotto la plastica, quella che pesa la plastica pesava in media 2-3 grammi, per cui doveva essere 102-103 grammi per un letto. Ma voglio sapere, come fa a sapere che pesa effettivamente? Io sto dicendo, io ho detto adesso, pesano quel peso, vai al supermercato e compri le buste per il sottovuoto, qui c'è la pacchetta, la metti sulla bilancia e vedi che pesa 3 grammi, per cui il totale della plastica, il quantitativo della droga, doveva essere 103 grammi. Quindi le comprava lei le buste sottovuoto al supermercato? Ma io le compravo perché non c'avevo neanche la macchina a fare tutto il volo. Sto dicendo come io a calcolare quanto pesavano i quantitativi. Io continuo però a non capire nel senso. Beh, no, ma mi sembra evidente. Comunque la risposta il test gliel'ha data, poi forse rileggendo la descrizione sarà più chiaro.
prego. Va bene, nessun'altra domanda. Va bene, l'avvocato Golemme, prego. Buongiorno, signor Casaleggia, avvocato Golemme, per... Spegna su, per favore. Deve spegnere davanti, ok. Buongiorno, avvocato Golemme per Spada Lizio, Casa Monica Celeste, Casa Monica Cristina e Spada Celeste. Senta, lei in questo periodo di collaborazione che ha avuto con alcuni componenti della famiglia Casa Monica, è entrato parecchie volte nel vicolo di Porta Furba? Entrato, sì. Diverse volte? Certo. Ce lo può quantificare? No, tra per acquistare o per consegnare, tante volte. Tante volte. E l'entrata com'era? Entrava tranquillamente? Entravo con la macchina perché già avevo prima di entrare in vicolo stretto proprio. Questo anche la prima volta in cui lei andò? Sì. Ok. Conosce Casa Monica Celeste? Casa Monica? Celeste? Casa Monica Celeste. No. Spada Alizio. Non mi dice niente. Spada Cristina. Spada non li conosco proprio. Conosco il pugile che è quello che poi dice arrivato e è trasferito a Ostia. Spada Celeste. No. Grazie, non ho altre domande. Altre domande? Sì, Presidente. Prego. Deve spegnere l'avvocato Golemme il microfono, sennò... Okay. Avvocato Fabrizio Capezzuoli per la posizione di Massimiliano Casamonica e Ottavio Spada, nel caso concreto. Salve. Senta, innanzitutto volevo parli capire... più forte, per consigliere. Lei signore Massimiliano... Casavecchia, però, quando risponde, deve rispondere nel microfono. Parli più forte, per favore. Guardi sempre il giudice. Senta, guardi. Come si può avvicinare qua, avvocato, perché si sente poco. Si avvicina un attimo alla fila, così... Ha difficoltà di udito. Sì, l'ha detto prima. Che ha difficoltà di udito. Venga avanti. Qui ha detto sicuramente. Senta, lei Massimiliano quando l'ha conosciuto? Io lo conosco? Quando l'ha conosciuto? Quando? Non siamo agli anni addietro. Più o meno? Può localizzare? No, 10 anni fa più o meno. Senta, lei ha avuto... anche i rapporti lavorativi con Massimiliano, oltre che i rapporti insomma in lei. Sì, per quella settimana che sono andato a lavorare al ristorante che aveva aperto. L'aveva, diciamo, assunto Massimiliano, lei? A me mi aveva detto no, che poi dopo Massimiliano che dirigeva, cioè che prendeva le decisioni, no, che non ci stava. E chi è che le ha detto di non tornare più? Lui. Lui chi? Massimiliano. E lei come ci rimase? Sono rimasto male perché pensavo di aver trovato lavoro, che c'era un entraglio fisso mensile più che dignitoso e sono rimasto male, come devo fare? Senta, si sono un po' incrinati i rapporti con Massimiliano dopo... Non ho capito. Si sono un po' incrinati i rapporti con Massimiliano dopo questo, tra virgolette, licenziamento. Ma a me, Massimiliano, per me era un ripiego, non è che c'era un'amicizia, era un ripiego rispetto agli altri fratelli, non ci andavo né a comprare lo stato stupefacenti, stavo costretto perché c'avevo già la situazione in marcia, capito, in cammino. Dico, è stato un motivo d'attrito questo tra lei e Massimiliano? No, non sono passato sopra. Senta, quando lo localizziamo nel tempo, questo episodio? Una settimana che ho lavorato, non mi ricordo se a maggio ho lavorato, questi primi di giugno. Quindi poco prima del suo arresto è venuto questo episodio? Sì, la mezz'ora prima, 20 giorni prima. Senta, un'altra domanda. Questi panetti o questa sostanza che l'avrebbe consegnato Massimiliano, di volta in volta, non ho capito forse bene io, se puoi ripeterlo, il peso a quanto ammontava? A un etto e poco più, un etto e 10, un etto e 8, perché c'era parecchia stagnola intorno. Perché lei, diciamo, a domanda del pubblico ministero, se non ricordo male, ha detto che ogni insomma partita di sostanza stupefacente che ogni... ha detto ogni panetto, ogni partita, ah, no, sono due cose diverse. Mi scusi, ho posto io male la domanda non ho capito. La sostanza stupefacente che le veniva consegnata per fare la retta, di volta in volta, quanto ammontava? Scusi, stiamo riferendo Massimiliano. Senti. Perché nel verbale di interrogatorio del giugno e poi nel successivo... Ce l'hai il verbale, fa la contestazione, la prenda. Lo prendo sul... Sì, tranquillo. Del 28 anche quello di luglio.
No, lo prendo sul telefono. Allora, il quantitativo variava, pagina 1 del verbale del 28 giugno 2017. Lei dice quindi sarebbe il verbale di spontanee dichiarazioni? Il quantitativo variava di volta in volta da un minimo di 100 grammi ad un massimo di 4-500. Più o meno. Sempre suddiviso in involucri da 100 grammi. Queste dichiarazioni lei le conferma sostanzialmente nel successivo verbale del 17 luglio. Sempre 2017? Un secondo, sì, 17 luglio, nel quale a pagina 2 dice, a domanda risponde, la sostanza mi veniva consegnata da casa Monica Massimiliano in vicolo di Porta Furba, nella casa in cui lui abita da solo. Ogni volta mi consegnava circa 500 grammi di sostanza del tipo cocaina, mezza chilata, sempre suddivisa in 100 grammi. Poi successivamente dice, nello specifico, quando la sostanza della mia disponibilità della seseria, che Massa Monica Massimiliano gli forniva nuovamente, per cui l'attività procedeva senza soluzione. Aspetta, non l'ho capito neanche io, avvocato, più lentamente, non ho capito che ha detto. A domanda risponde sempre nel verbale 17, sì. Quando la sostanza nella mia disponibilità si esauriva, Casa Monica Massimiliano mi riforniva nuovamente, per cui l'attività procedeva senza soluzione di continuità. Complessivamente nell'arco di questo rapporto di collaborazione avrei fornito 4-5 volte, va bene. Ogni rifornimento corrispondeva a circa mezzo chilo di cocaina, come ho già riferito. L'ultimo rifornimento è stato circa 400. Questo è quello che dice lei. Probabilmente era 400, non me lo ricordo. Parliamo di 3 anni fa. Vabbè, la utilizziamo come contestazione questa. Sì. Quindi all'esito però di questa contestazione, quindi lei conferma quelle dichiarazioni? Non ho capito. Siccome c'è una difformità rispetto a quello che ha detto, no? Mi sembra che anche per Massimiliano abbia detto, però su questo rivedrò le trascrizioni, non vorrei dire una cosa per un'altra. Più o meno sì, mi sembra che lei abbia detto 600-700 grammi, sì, da 600-700 grammi anche cosa. Qui invece lei fa riferimento a quantitativi che non sembrano essere superiori ai 500 grammi di volta in volta, no? Signor Giudice, come non era sempre lo stesso quantitativo, ricordami di volta in volta, quantitativi non è una cosa facile. Però lì sembrava... Era anche sì, più o meno, più o meno mi sembra di sì. Era anche più vicino al fatto, no? Quando ha reso quelle dichiarazioni. No, non era sempre lo stesso quantitativo. Senta, un'altra domanda. Ci ha detto poc'anzi che... L'ho detto? Poco fa. Sì. No, non sente, parli a voce alta. Ci ha detto poco fa che quando faceva la retta per Massimiliano, insomma, si è permesso di aprire i pacchi per un utilizzo... si può dire con quale cadenza e quant'era il quantitativo che sottolinea? Guardi, 3 o 4 volte nell'ultima retta. E a quanto quantitativo ammontava? In totale una ventina di grammi. 20 grammi. Sì. Senta, ma perché con Domenico e Pasquale invece non... Presidente, ci ha risposto almeno 4 volte a questa domanda. Io posso che oppure. Massimiliano se n'è accorto di questa manca? No. Ma lei non aveva paura che se ne accorgesse Massimiliano? Sì, però non se n'è accorto. Ma diciamo aveva paura delle conseguenze del suo gesto? Il processo come no, certo c'avevo paura, normale. Ma comunque ha ritenuto comunque di sottrarla? Sì. Va bene. Senta, un'altra domanda. Lei invece, Ottavio Spada, detto Ciccillo, lo conosce? L'ha mai visto al vicolo? Il pugile sarebbe Ottavio? Io lo chiedo, non... Ottavio Spada non so che io... Chiedo a lei se lo conosce. No. Non l'ha mai visto? No. Senta, ma invece questa sostanza stupefacente che lei, ritorna un attimo a Massimiliano, che lei consegnava a Massimiliano, innanzitutto lei aveva rapporti solo con Massimiliano? All'ultimo, sì. All'ultimo, sì. Dopo che erano stati arrestati gli eroghi, che Domenico, ma solo con Massimiliano. Ma sapeva, e glielo chiedo perché se eventualmente ne ha avuto contezza diretta, che cosa ci faceva con questa sostanza Massimiliano? Lui la doveva vendere, la vendeva sicuro. Ma l'ha mai visto vendere? Anche a me mi ha venduta. L'ha mai visto vendere Massimiliano? No, a me dovrei venire a portargliela e andarmene, poi se mi serviva per me andavo a richiedere a pagamento. Senta, un'altra domanda. Riguardo al tema che ha introdotto la collega Naso sul suo arresto,
La proposta di, insomma, di farsi pagare l'avvocato a Massimiliano l'ha fatta prima o dopo? Dopo. Prima o dopo cosa? Prima o dopo cosa? Faccio finire la domanda. Prima o dopo aver reso le dichiarazioni del 28? Dopo. Dopo queste dichiarazioni? Sì. Ma lei era messa a conoscenza Massimiliano che aveva fatto no. Cioè, questo tipo di dichiarazioni? No, siccome erano segretate come deposizioni, e siccome l'avvocato qualcosa gli dovevo dare, e poi ce la portavo senza soldi, l'avvocato mi dava qualcosa per l'avvocato, e invece mi ha detto di no e mi ha dato qualche cosa mimo. Ma gliel'ha motivato il rifiuto? No, ma ha motivato, ci stanno senza motivo. Va bene, Presidente, io non ho altre domande. Va bene, ci sono altre domande? Gli altri difensori hanno domande? No? No? Signor Presidente? Sì? Buonasera, signor Presidente, dalla saletta C1 della Casa Circondariale di Trapani. No, io non ho finito. Prego. L'imputato Casamonica intende rilasciare dichiarazioni spontanee. Sì, però ho detto alla fine dell'esame. Alla fine dell'esame. Non era a conoscenza, mi perdono. Sì, alla fine dell'esame, come ho detto in tante occasioni, se no si crea. Alla fine dell'esame, così può all'esito puntualizzare quello che ritiene opportuno. Sì, c'era sì, qualche grazie. Domanda che voleva fare il Tribunale anche. Sì, no, senta, allora, il bilancino di precisione che le venne sequestrato quando lei è stato arrestato, lei ha detto che gliel'aveva prestato qualcuno, non abbiamo capito bene. Non ho capito bene. Quando è stato arrestato è stato trovato anche un bilancino, sì. Così è stato detto da lei. E volevamo chiederle, lei ha fatto un cenno che le era stato dato da qualcuno, chi glielo aveva dato? L'aveva prestato Federico Daggiano, amico mio. Ah, il suo amico Federico Daggiano. Senta, quando lei viene messo in contatto con Casamonica Andrea, innanzitutto una prima domanda le voglio fare, ma lei quando ha acquistato droga nel corso di questi anni dai Casamonica, da Domenico sostanzialmente, poi acquistava anche da altri? Abitava. Acquistava? No, stavo con qualche amico, compravamo insieme per utilizzarla insieme. Nel senso no, e lei comprava solo dai Casamonica o comprava anche da anche altri fornitori? Maggiormente andavo da Casamonica. Poi se mi capiva qualche altra occasione diversa andavo da qualche altra parte. Quindi andava da altri così, in senso una ragione specifica perché. No, non è una ragione specifica, per comodità, per orario, per tante cose. Senta, quando lei è stato messo in contatto dal suo amico Daggiano con Casamonica Andrea? Non è che mi ha messo in contatto, ma ci siamo andati insieme. Sì, però lei l'ha conosciuto tramite questo Daggiano, sì. Giusto? Abbiamo capito bene? Sì. In quel momento Casamonica Andrea le è stato presentato come qualcuno in collegamento con il Casamonica Andrea? Ma non mi è stato presentato, signora. No, Giudice. E quindi come è successo? Siamo andati lì, abbiamo acquistato la stupefacente da lui, per i soldi e si è andato via. Poi sotto. Qualche altra volta anche da solo, è sempre la stessa cosa. Vabbè, c'erano rapporti. Non ci sono stati convenevoli no. Particolari, semplicemente è andato ad acquistare. Va bene. Senta, lei prima, quando ha fatto riferimento all'arresto di Casamonica Domenico e poi al fatto che ha restituito la rimanenza e poi ha chiesto a Pasquale sostanzialmente possiamo continuare a fare la retta? No, subito no, io sono passati 2 mesi prima che me la no, io lo, aspetti, non le ho detto quando è che le danno poi la risposta positiva, mi pare che lei abbia detto quando è andata a riconsegnare la sostanza di... Venuto a prendere. Cioè, anzi, che lui è venuto a prendere, lei ha, mi pare, se non ricordo male, che lei abbia detto anche a Pasquale: posso continuare? E lui disse: ti faccio sapere. Così mi sembra che l'abbia detto. Si ricorda? Sto parlando di Pasquale. Sì, mi sembra di sì, mi sembra che deve essere stato così. Però dopo mi ricordo che sono passati più di 2 mesi prima che ricominciasse il rapporto. In quella circostanza, quando lei sostanzialmente si offre di proseguire. E quello le dice ok ti faccio sapere, le ha detto semplicemente ti faccio sapere. Faccio sapere perché sono dei problemi. O le ha dato qualche giustificazione. Ma sono dei problemi. Ti faccio finire. O le ha dato qualche giustificazione del perché non le poteva dare una risposta immediata? Perché mi ha detto che aveva dei problemi. E che natura di problemi? Non poteva dirmelo subito. Ah, quindi aveva dei problemi e non poteva dirli certo. Subito se lei poteva o meno continuare in quell'attività.
No, ma però non, appunto io non ho un ricordo preciso di questo. Sì, ecco, no, il mio collega mi sta facendo vedere l'appunto che è stato preso. Lei in quel, poco fa ha detto a domanda del proprio ministero che Pasquale le disse che doveva parlare con i fratelli. Conferma questa circostanza? Se sì, eventualmente chi? Io mi ricordo che lui mi ha detto aspetti, ci sono dei problemi e poi ti farò sapere. Mm-hmm. Poi dopo, io sono, dopo due mesi che non facevo, non andavo più neanche a comprarcela la salitella, e sono andato a casa sua a parlare, ma sono tipo, ma continuare ad aiutare, io non so come sbarcare l'unario. E mi diceva, vabbè, ora vediamo di ricominciare la collaborazione. Quindi lei non le ha fatto un cenno ai fratelli? No, che... non mi sembra, no. Di no, mi sembra di no. Sì, uno stava era carcerato, l'altro era Massimiliano, con cui non c'avevo neanche rapporti all'inizio. Senta, ha fatto lei un riferimento, io non ho veramente ben capito, al ruolo di Filippo Silvia, sì. Che quindi era la compagna di Domenico, giusto? Sì. Mi pare che lei abbia detto che la di Filippo Silvia aveva assistito a qualche consegna? Sì. Cioè consegne di droga a lei o di droga di lei che restituiva la sì, io la stavo restituendola, stavo portandola a casa di Domenico, che non c'era lui, io non potevo andare in giro con la sostanza superiore in giro e aspettare, gliel'ho lasciata lì a casa. E lei è sembrata sorpresa? No, no, assolutamente. Ma quando lei invece andava ad acquistare la droga da... me la portava lì alla Fonte Geria, lì all'Acqua Santa. Chi gliela portava? Me la portava Silvia. Questo quando lei la comprava? Sì. Ma lei, ma questo perché succedeva che gliela portava Silvia? Non ho capito. Lei doveva, in questo caso è quando lei comprava per lei, no? Sì, il suo, certo. Il suo personale. Come mai gliela portava Silvia? Perché prima mi sembra che già stava, era stato già arrestato. Perché oppure quindi... non lo so, collaborava con Bimbo, non lo stipendio. Non mi ricordo. Io semplicemente le chiedo, lei mi conferma la circostanza che ha detto poc'anzi, che in alcune, occasioni è stata lei. Di Filippo Silvia che sì. Le ha dato la dose che lei comprava, sì. Giusto, i 20-30 euro o forse di più. Sì, 20-30 euro. A quell'epoca erano 20-30 euro. E gliela portava perché in questo posto preciso? Perché? Perché vi incontravate lì? Che perché io ci portavo il cane a farlo correre, che c'era un giardino che chiuso per i cani, ah. E lei tornava dal lavoro, giusto da che parte veniva, ci incontravamo lì. E come vi mettevate d'accordo? Per telefono. Per telefono. Accordi che lei prendeva no, direttamente... No, senza non... quantitativo, poi ci vediamo lì al parco. Ma accordi presi direttamente con Silvia? Sì, sì. Direttamente Silvia. E questo, mi scusi, cerchi di fare mente locale, quando Domenico era carcerato, già che era stato arrestato o anche prima? Non me lo ricordo, non me lo ricordo sinceramente, signor giudice, non me lo ricordo. Comunque, mi sa che anche prima forse anche prima, ma non sono sicuro. Mm. Ma lei assumeva la sostanza stupefacente tutti i giorni? Io? Lei personalmente faceva un consumo quotidiano di cocaina? Quasi. Quasi. Senta, lei ha fatto riferimento al fatto che in una circostanza lei ha fatto uno spaccio per Domenico, in una occasione. Sì, ho portato un grammo di cocaina, però non è che mi ha pagato quello, ci ho pensato poi dopo. Con... Quindi lei ha fatto soltanto il fatturino, ha consegnato soltanto la basta, droga. Sì. Senta, ma quando è avvenuto questo fatto? Quando? Quando è avvenuto questo fatto? Ancora non facevo collaborazione con loro. Molto prima, forse nel 2015. Quindi ancora non faceva la retta per loro? No, no, no.
E quindi, scusi, come l'ha contattato in quella circostanza Domenico per chiedere questo favore? Era per acquistare per me, mi ha detto fammi questa cortesia, non ci posso andare. Lei è andato per acquistare per lei, ho capito. Sì. Senta, lei quando andava ha detto che andava lì a Vico di Porta Furba e poi è andato anche alla casa successivamente di Domenico in quell'altra località. Ma quando andava a Vico di Porta Furba, poi dove vi incontravate? All'interno dell'abitazione? No, comunque quando me la consegnava lui per me. Sì, quando lei andava a comprare. Ci vediamo alla stradina, era un posto lì vicino al vicolo, un chilometro e mezzo, ci incontravamo lì. Lui c'era già pronte le palline, per cui... Quindi fuori casa? Sì, fuori casa. Fuori casa. Questo quando lei comprava? Sì. E quando invece faceva la retta? Quella vicenda me l'ha portata lui una volta e poi sono andato a prendere la linea a quella casa nuova che c'era per la Romarina. Ho capito. E poi quando la riconsegnava dove? La riconsegnava a casa sua per quelle tre volte a quella persona gliel'ho portata lì al Gallo Umbro, dove c'era Umbra, e sopra al Parco della Caffarella. E lì ha incontrato una persona, giusto, che ha preso in consegna la droga. Ma chi era questa persona? Non lo so, non l'ho mai saputo. Non lo so. No. Allora, prego. Io ne ho una soltanto, ovviamente conseguenziale a quelle poste dalle difese. Le volevo dire, in quell'arco di tempo... in cui lei ha detto, ha già detto e poi ha ulteriormente puntualizzato, in cui lei acquista, in questi 10 anni circa, in cui lei ha acquistato sostanza stupefacente per il suo consumo personale, rivolgendosi a Casa Monica Domenico, in questo arco di tempo... Ma non era sempre lui, esatto, questo volevo puntualizzare, Casavecchia. Lei si è rivolto solo a Domenico agli altri fratelli di Casa Monica? No, altri fratelli no, altre persone, altri posti. Anche ad altre persone e anche altri posti. Quindi, diciamo, acquistava questo consumo personale anche da altre persone, certo, non soltanto dai Casa Monica. Questo volevo capito, volevo specificato, scusi. Va bene, non ho altre domande sul punto, grazie. Va bene, vogliamo dare la parola allora a Domenico che voleva rilasciare spontanee dichiarazioni. Casa Monica Domenico. Sì, intanto il test lei può andare, grazie. Si può allontanare. Buongiorno dottoressa. Buongiorno dottoressa. Chi? Se vuole. Il suo difensore vuole un attimo parlarle. No, anche a me.